pochi, 3, 4, 5, 6, 7, sono 11. Almeno 16, come mai non... Sì, c'è quello lì. Anche la CGL, la CISL, lo stesso. Non pratico sindacati, io pratico solo quando vado a fare il 7:30 per mezz'ora e fatta. Bene, direi di procedere con l'appello per la seduta odierna. Abate. Acciai. Agostini. Andriulli, no. Balata, no. Barbaro, sì. Basosi, sì. Beconcini, no. Bonzanti, no. Brasca, Bresci, sì. Caffat, sì. Cenci, no. Cerrato, sì. Checcucci, no. Cianchi, sì. Cigliana, sì. Conti, no. Domenichetti, sì. Domenici, Falqui, no. Fittante, no. Formigli, no. Foti, no. Giocoli, sì. Grazzini, no. Imperlati, sì. Leoni, sì. Longo, no. Lopresti, no. Malavolti, no. Marzullo, no. Mattei, no. Menci, no. Morelli, no. Nicchi, no. Nutini, no. Orlandini, no. Papini, no. Pettini, no. Pieri, sì. Portanova, sì. Rotondaro, no. Sarra, no. Sgherri, no. Toccafondi, sì. Tondi, no. Abate. Io faccio la stampa. La saga non ha aperto. Fa la stampa. Io, anche in ordine alfabetico. Poi, sotto. Colleghi, credo che possiamo iniziare la nostra seduta. Raccomando di interrompere i conciliaboli, raccomando anche agli amici del pubblico, buonasera, di consentirci di lavorare serenamente. Procedo mettendo subito in approvazione i processi verbali delle sedute del 29 e 30 marzo, nonché del 5 e del 13 aprile 2004, e se non ci sono obiezioni li do per approvati. Provvedo subito anche a designare gli scrutatori per la seduta odierna, nelle persone dei colleghi Acciai,
Bresci e Giocoli. Questo è quello spaginato. La seduta di oggi, colleghi, sarà prevalentemente dedicata a smaltire il maggior numero possibile di atti deliberativi che, come sempre, sul finire della tornata amministrativa si affollano numerose. So però che c'è stato un ottimo lavoro da parte delle commissioni e quindi siamo in grado di farle con la necessaria cognizione di causa. Prima di passare però agli atti deliberativi, alcuni dei quali anche rilevanti sotto il profilo politico e istituzionale, do la parola al vice sindaco Matulli, che mi ha chiesto di fare una comunicazione urgente. Caffaz? Una mozione d'ordine? Prego, Caffaz. No, molto semplicemente, siccome sono arrivati i lanci di ANSA sulle cariche della polizia agli operai di Melfi, allora uno può fare anche un intervento, ma io pregherei invece il Presidente di incaricare l'ufficio stampa, di raccogliere in maniera compiuta quello che sta succedendo e poi eventualmente durante la seduta possiamo svolgere anche una breve discussione, ma soprattutto stendere un ordine del giorno. Non vorrei, cioè, i dati arrivano poco per volta, sono fatti molto gravi, ma è bene conoscerli. Tutto lì. Bene, non sapevo di questa notizia dell'ultima ora, credo che l'ufficio stampa è presente qui qualcuno dell'ufficio stampa, in ogni caso informiamo l'ufficio stampa di seguire tramite l'agenzia, c'è Martina Fontani, vedo. Prego di seguire gli sviluppi della situazione e di tenerci informati. Grazie. Do la parola al vice sindaco Matulli per una comunicazione in merito ai lavori in corso alla fortezza. Signor Presidente, signori consiglieri, la ragione di questa comunicazione è relativa alle vicende che hanno costituito oggetto di discussione e di polemica intorno alla realizzazione del parcheggio attiguo alla Fortezza d'Abasso. Nel corso della discussione, delle discussioni che si sono seguite attraverso la stampa locale, è emerso le posizioni dei sovrintendenti che si sono succeduti in valutazioni e anche scambi di polemiche reciproche. C'è stata una conferenza stampa da parte dell'amministrazione comunale che ha individuato e spiegato tutto l'iter che è stato seguito per la progettazione e la realizzazione del parcheggio medesimo. Nei giorni scorsi l'assessore all'urbanistica Biagi ha preso contatto con la sovrintendenza per vedere la situazione della fortezza anche nell'ambito delle verifiche e degli aggiustamenti progettuali conseguenti, come è noto, al fatto che per effetto della falda freatica più alta di quanto non fosse stato previsto in sede progettuale, quel parcheggio, come è noto, sarà di 2 piani anziché di 3 piani. Gli aggiustamenti di carattere progettuale potevano essere colti, secondo le posizioni dell'amministrazione comunale, di intesa con la sovrintendenza per effettuare, se del caso, una verifica anche nei progetti in corso di esecuzione. Le intese erano state, fra l'altro, accompagnate dall'impegno a incontrarsi domani mattina fra l'assessore e il sovrintendente reggente, oltre che fra scambi di documentazione e di valutazione di carattere tecnico. Ho qui la copia di richieste di documentazione dei giorni scorsi proprio in preparazione dell'incontro di domani. È quindi con
Sufficiente meraviglia, per non dire altro, che questa mattina l'assessore Biagi ha ricevuto una telefonata da parte del sovrintendente in cui si annunciava che la sovrintendenza assumeva un provvedimento di sospensione dei lavori del parcheggio della fortezza attraverso un atto che ci è stato recapitato pochi minuti fa su nostra richiesta e che quindi determina, a seguito di progetti e di progetti approvati dalle sovrintendenze, a seguito di una verifica in corso condotta da parte dell'amministrazione comunale, apparentemente fino a ieri della stessa sovrintendenza, con il più forte spirito di collaborazione, con un provvedimento che è comunque un provvedimento che cade sulla città, perché rallenta processi di costruzione sui quali viceversa l'amministrazione comunale è fortemente impegnata, sia per la rilevanza degli interventi medesimi, sia per la urgenza di non sottoporre la città ad un prolungati disagi propri di cantieri così invasivi. Non possiamo che esprimere a questo punto, viste gli atti che si sono succeduti nei giorni scorsi, sia attraverso dichiarazioni alla stampa, sia attraverso anche implicitamente le richieste di documentazioni che sono state presentate, come le incertezze dell'amministrazione e della sovrintendenza vengano a cadere sulla città. Sono cose che accadono nelle amministrazioni. Le amministrazioni, come quella comunale di Firenze, si assume le responsabilità e risponde politicamente. Le decisioni della sovrintendenza sono legate ad un atteggiamento che anticipa di un giorno l'incontro già prefissato con un provvedimento pesante nei confronti della città medesima. Di questo noi abbiamo voluto informare il Consiglio prima ancora, e contrariamente al solito che si dicono prima alla stampa le cose che non al Consiglio della città, abbiamo voluto tempestivamente informare il Consiglio perché si abbia piena consapevolezza che i problemi che ci sono si intendono affrontare non con atteggiamenti che si riproducono negativamente, che pesano sulla città, ma con la ricerca delle soluzioni migliori. Grazie. Sì, è una comunicazione. Io se qualcuno vuole naturalmente su questo dire la sua opinione può farlo. La raccomandazione che faccio è di essere più sintetici possibili, stante il fatto che abbiamo una giornata molto impegnativa e una questione importante naturalmente, quella oggetto della comunicazione. Quindi non credo di dover frenare, però ecco, faccio questo caldo invito, come dire, a essere estremamente sintetici, avremo poi modo di ritornare naturalmente sulla vicenda. Toccafondi, prego. Sì, solo pochi secondi, perché molto è già stato detto sugli organi di stampa in questi giorni, solo per rassicurare l'assessore Matulli, il sindaco e la giunta, perché se è vero che, come l'assessore ha detto, bastava aspettare un giorno per capire se c'era la necessità o meno di sospendere i lavori, almeno questo è quanto ho capito io da sua relazione, bisogna però anche dire quello che questo Consiglio Comunale, la città, la sovrintendenza e altri hanno sempre visto e saputo del progetto. Che detto brevemente, vi prego, colleghi, so che siete un gruppo dell'RSU del Comune di Firenze, voi sapete che non si possono esporre cartelli in quest'aula e credo che nessuno come voi che siete dipendenti del Comune sapete che in qualche modo, come dire, siete tenuti come gli altri e più degli altri al rispetto, ecco, di questo livello istituzionale. Poi che portate avanti le rivendicazioni
per la vostra condizione di lavoro è assolutamente legittimo. Non è giusto, ecco, che implichiate il Consiglio Comunale. Quindi vi prego, tanto più che li fate vedere solo a noi, insomma, non ci sono nemmeno dei fotografi, che capisco per fare una foto, ma diventa un gesto inutile, insomma. Prego, Toccafondi. Sì, dicevo, volevo tranquillizzare l'assessore Matulli e tutta la giunta e il sindaco, perché quello che la città sapeva, il Consiglio Comunale era a conoscenza e anche la sovrintendenza stessa era a conoscenza, è che lì doveva essere costruito fuori terra una costruzione di massimo 80 centimetri. Cosa anche ribadita dall'architetto Spadolini sul giornale del 22 aprile, che diceva: il nostro progetto prevedeva al massimo 80 centimetri di costruzioni fuori dal piano di campagna in tutti i punti del costruito. Se questo era il progetto che abbiamo visto noi e che ha visto la città e che ha visto la sovrintendenza, dicevo, non vi dovete preoccupare se la riunione verrà fatta domani. Perché se verrà stabilito che la costruzione attualmente già realizzata eccede gli 80 centimetri, non c'è che una strada, la demolizione. Altrimenti potrete continuare a costruire. Grazie. Ha chiesto di parlare Orlandini, gli do la parola. Sì, no, io sarò brevissimo. Vedo che il mio appello non è stato raccolto, io non farò azioni clamorose. Non ci fate una bella figura, perché tutto sommato è la vostra reazione nei confronti di questa assemblea non ha nessun senso. Dovreste sapere quali sono anche le competenze sulla politica del personale, il Consiglio Comunale non ha nemmeno voce in capitolo su questo. No, ma sapete benissimo che sono vietate le esposizioni dei cartelli, cosa chiedete? Vi dovevo mandare i vigili a togliere, non lo faccio. Teneteli così. Vi ripeto che non ci fate una bella figura. Prego Orlandini. Un cartello. Vai, per mio foglio, c'è la parola. Il mio cartello. Si è passato. No, di ora effettivamente volevo dire un'altra cosa, però non è che mi sembra che sia un cartello, questo è un foglio che tengono in mano, magari un po' alzata, non è uno striscione di propaganda o meno. Avete raccolto una solidarietà. Questo no, solo... anche l'applauso ci sta bene. C'è qualcun altro che vuole solidarizzare con questa forma di protesta? Scusi, Presidente. Do la parola per solidarizzare. Non ho capito, scusi. No, quello che volevo dire era relativo a quanto ci ha comunicato il vice sindaco. Prendo atto di quello che ha detto, però mi sembra che un po' troppo spesso succedano di queste cose, il fatto che vi ricordo a tutti il progetto relativo al parcheggio di Piazza Ghiberti, quale venne fuori poi a metà all'inizio dei lavori, che era sbagliato, era previsto l'ingresso da un'altra parte, poi c'era il problema di case da espropriare, eccetera. Per cui Dio, non è che mi meraviglia che anche in questo caso un progetto venga stoppato per presunte, dico ovviamente, irregolarità o azioni non corrette. Grazie. Leoni. Grazie Presidente. Io sodalizzo con i dipendenti perché probabilmente il caso di cui sta parlando è una questione di vedere o non vedere. E se questi signori fanno vedere, forse perché qualcuno non ha visto prima, che è un caso analogo a quello della fortezza. Cosa voglio dire, Presidente? La polemica del vice sindaco assessore Matulli mi ha colto, mi dice lei, con una tuta di stile che non avevo mai visto. Perché sembra che diventi chi sarà il primo a fermare i lavori, se il comune o la sovrintendenza. Mentre per noi che viviamo a Firenze, che pensiamo che realizzare quel parcheggio doveva essere e deve essere una struttura per Firenze, ci domandiamo se non è regolare. Perché non si è visto fino ad ora? Se gli 80 centimetri previsti fuori terra, che tutti sapevamo per le prese d'aria e qualche volume tecnico per gli ascensori, sono regolari,
Perché tanto scandalo? Perché se venisse fuori un irregolare non si è visto in corso d'opera, ma ci siamo accorti a costruzione fatta? Ecco perché forse probabilmente è un'altra volta una mancanza di attenzione che causa questi disstragi. Grazie. Grazie Leoni, la parola a Rotondaro. Prego la foto, ma Rotondaro. Scusa. Sì, Presidente, colleghi, brevemente, a parte vedo il mondo va alla rovescia, alla destra passata dai lavoratori, mi fa piacere. E sulla questione Valentino io ritengo... Vabbè, intanto a me le bastonano e qui a Firenze sono solidale, mi fa piacere, ne prendo atto. Però l'argomento è quello dell'atto fatto dal sovrintendente, che ritengo sia un atto grave, perché... non è capace di assumersi la responsabilità delle cose da lui sottoscritte, non l'abbiamo fatta noi come consiglio. Oggi lui è candidato del Polo come sindaco in questa città, così ci risulta dai giornali. Bloccare dei lavori che lui ha dato l'assenso, che vanno a danno di questa città, ritengo che sia un fatto grave e questo ritengo che sia un fatto che vada chiarito. Poi se ci sono degli aggiustamenti io credo che questa giunta lo farà. Se c'è qualcosa che vada corretto, sono fiducioso nell'operato di questa giunta. Grazie. Grazie Rotondaro, anche se devo precisare che Valentino è in pensione, quindi è la sostituta di Valentino. Prego, Cingliano. Presidente, grazie. Io volevo fare una precisazione, ma lei mi ha anticipato. Se il consigliere Rotondaro non è informato sui tempi e sui modi, legga meglio i giornali, si informi, il sovrintendente Valentino è in pensione, quindi non può aver dato il via a un provvedimento del genere, ritengo che sia stata altra persona, di più non dico, di conseguenza prima di sollevare polemiche speciose stiamo attenti. Se poi ci saranno delle cose da chiarire, saranno chiarite, se ci saranno delle responsabilità, saranno chiarite anche queste responsabilità. Ma non veniamo qui in Consiglio Comunale a perdere tempo. Grazie. La parola al consigliere Abbate. Grazie signor Presidente. Io solidarizzo con i dipendenti e come lei ha detto giustamente prima non ci sono fotografi. Grazie. Non ci sono fotografi e... Però mi sembrerebbe opportuno invece, visto che non hanno diffusione queste cose, questo messaggio non ha diffusione e visto che questo volantino, questo foglio rappresenta in realtà la dimostrazione, come voleva si dimostrare, del fallimento delle vostre politiche del personale, fallimento che noi abbiamo sempre denunciato in questi anni, io vorrei leggerlo sto volantino perché voi dovete sapere, lo sapete, che le sedute del Consiglio Comunale sono ascoltate alla radio, quindi chi ci ascolta leggerà, sentirà le vostre giuste proteste. Rappresentanza sindacale unitaria, Comune di Firenze, il nostro no alla privatizzazione e alla esternalizzazione dei servizi, il nostro no al continuo ricorso a personale precario ed interinale, il nostro no al continuo ricorso alle consulenze e collaborazioni esterne che mortificano la professionalità presenti nel nostro ente, per denunciare lo stato delle relazioni sindacali e per l'immediato rinnovo del contratto decentrato. La rappresentanza sindacale unitaria invita i lavoratori a partecipare in modo massiccio e io dico questo, che questa è la rappresentanza sindacale unitaria, queste cose noi le diciamo da 5 anni, quindi come si vede? Altra cosa, per quanto riguarda la questione Valentino, noi siamo sempre stati a conoscenza del fatto che la struttura dovesse sporgere di 80 centimetri al massimo per quanto riguardava la costruzione. Se c'è stata una distrazione da parte del Comune o da parte degli enti, ma io dico che queste distrazioni da parte del Comune si sono ripetute un po' troppe volte negli ultimi anni, penso ai problemi avvenuti al sottopasso, alla costruzione del sottopasso in piazza Vittorio Veneto e a tante altre cose che sono state citate e che abbiamo detto in questi mesi, in questi anni. Quindi ritengo che le osservazioni del vice sindaco siano, diciamo così, quantomeno fuorvianti.
Consigliere Abbate, io non ho voluto interrompere perché sono davvero fino in fondo e voglio esserlo fino all'ultimo giorno rispettoso di tutte le opinioni di tutti i consiglieri e le voglio far dire. Però mi aspetterei che dopo 5 anni di consiglio tutti i consiglieri avessero imparato che si parla sull'ordine del giorno, non si va a ruota libera parlando del più e del meno sulla base degli eventi che accadono in quest'Aula, insomma, ecco, se acciai cade in terra non si interviene su questo. Mi perdoni, questa comunicazione di servizio della lettura del volantino, non so se rappresenta la piattaforma del suo gruppo, ma francamente, no, non è questo, è... francamente mi pare un servizio non richiesto. Bene, Pettini, prego. Grazie Presidente, e anch'io interverrò su questo a questo punto, perché se il dibattito si è aperto, lo si apra. Se è aperto, il dibattito si è aperto. Per cortesia, mi affido alla responsabilità di tutti, dobbiamo portare avanti... Il dibattito è stato aperto, io interverrò su questo per dire che, ovviamente, gran parte delle... rivendicazioni portate avanti dalla RSU, le condividiamo, le abbiamo sempre condivise, ma proprio per questo devo dire vergogna, vergogna ad un centrodestra che è il giorno dopo, va bene, la carica degli operai di Melfi che sono stati bastonati, lavoratori che lottavano per il posto di lavoro, per condizioni più degne di lavoro. Il centrodestra ha fatto la legge 30, la legge del precariato, la legge che porterà a male di lavoratori a non avere più un lavoro sicuro. Come potete voi sposare queste rivendicazioni e dire ai lavoratori? Ci sono molte contraddizioni, le dobbiamo risolvere insieme, le dovete risolvere con le forze che stanno dalla parte del lavoro, che da sempre sono state dalla parte del lavoro, non con le forze che bastonano la classe operaia. Sgherri, io do la parola anche a te, ma francamente tronchiamo questo, che francamente è una discussione legittima, però non è al nostro ordine del giorno, non possiamo lasciarci trascinare, abbiamo il dovere istituzionale di seguire l'ordine dei lavori che ci siamo dati, ti prego. Presidente, è obbligatorio intervenire e sarò ancora più breve perché il consigliere Pettini mi ha preceduto. Ma lei non deve accettare bassi tentativi da campagna elettorale. C'è stato un picchetto sfondato dalle forze dell'ordine contro gli operai a Melfi con feriti ed è proclamato uno sciopero generale. Due, ieri c'è stato uno sciopero nazionale dei medici perché da 2 anni il governo di centrodestra non rinnova il contratto. Quindi l'ultimo consigliere per età davvero ci risparmi di queste cose ignobili. Probabilmente andrà adottato che quando si va fuori tema e si offende tutta l'assemblea consigliare, perché qui offesi siamo tutti da questi bassi tentativi di strumentalizzazione politica, si tolga il suono. È l'unica, Presidente, perché se no alle offese si risponde cercando di demistificare. C'è però un punto, questo Consiglio Comunale, e lei ha sempre dimostrato sensibilità quando abbiamo delegazioni di cittadini. Qui è ancora più preoccupante perché è roba di casa nostra, ed è una delegazione dei propri lavoratori. Allora due cose. Uno, che come al solito lei inviti tutti i capigruppo a ricevere immediatamente una delegazione. Due, se è possibile, anticipare la discussione nell'ordine che ci siamo dato sulle cascine, perché probabilmente la folta delegazione è anche interessata a quello. Io chiedo comunque che la solita cortesia e disponibilità che è stato dimostrato dal Consiglio e da lei di fronte a questi lavoratori si riproduca. Non possiamo ignorare che c'è una protesta o comunque una domanda legittima che noi meritiamo di conoscere e che loro meritano di avere risposta.
Collega Scherri, io ho sempre concesso questo, naturalmente. Tutte le volte che mi è stato chiesto, nessuno mi ha chiesto assolutamente nulla. E quindi io non posso concedere ciò che non mi viene richiesto. Aggiungo che concedo sempre, però vorrei anche che ci fosse un senso di responsabilità da parte di tutti, nel senso che abbiamo un ordine del giorno assai nutrito. E abbiamo bisogno anche, tu lo sai, anche di avere 32 voti per alcune delle delibere che modificano lo statuto. E quindi, come dire, sapendo che questi lavoratori sono stati ricevuti dal vice sindaco questa mattina, ma io credo che sia perfettamente legittimo che possano parlare anche con i capigruppo e possono fare. Mi sembra una forzatura farlo durante i lavori consiliari, soprattutto in una fase delicata come questa, che abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione, e mi domando se questo incontro non potrebbe essere, si può fare o più tardi, dopo che si è perlomeno eliminato le parti, voglio dire, che richiedono una maggioranza qualificata, ovvero non si possa fare domattina. Questa regola per cui qui viene ricevuto immediatamente colui che alza un po' la voce è francamente una cattiva abitudine che noi abbiamo inserito, no, lo dico in termini metaforici, insomma. Non è una bella abitudine che noi abbiamo preso come consiglio, in un'assemblea elettiva che lavora seriamente non si comporta in questo modo, naturalmente parla con tutti, guai a noi se così non facessimo, nelle sedie e nei momenti opportuni però, e concordando un minimo anche gli orari in cui ci si incontra, perché altrimenti si scombinano gli orari di tutti. Detto questo, io se c'è nel corso della seduta un incontro in una saletta qua dietro tra i capigruppo che desiderano essere informati e partecipare, io non ho assolutamente niente in contrario, naturalmente. Detto questo, mi ha chiesto di parlare anche Maturi, al quale do la parola, poi Cigliana e... prima Cigliana, chiedo scusa. Presidente, avete volevo... intorno la stessa idea. Prego, sì, Cigliana. Prego. No, richiesto di nuovo la parola perché volevo anch'io richiamare l'attenzione sua su una corretta procedura dei lavori del Consiglio Comunale. Mi fa piacere quello che ha detto poco fa perché mi pare giusto a questo punto, indipendentemente dalla collocazione politica di ognuno di noi cittadino eletto e di ogni lavoratore qui presente, mi pare ingiusto che questi lavoratori vedano lo spettacolo del genere e si vedano preda di interessi elettorali miranti alla conquista di questo o quel gruppettino di voti. Questo perché è evidente, caro consigliere Pettini, in questa sua arringa contro il centrodestra, è evidente che in questo documento ci sono tesi di carattere politico generale, ci sono tesi di carattere politico più particolare legato direttamente all'amministrazione e legato direttamente ai provvedimenti di volta in volta presi da questa amministrazione. E allora, piuttosto che andare a riscoprire slogan sulle bastonate agli operai e andare a riscoprire spunti di polemica, non ho interrotto, consigliera, non ho interrotto. Io ho ascoltato e pretendo comunque di essere ascoltato. Rimane il fatto, dicevo, comunque che esistono delle situazioni particolari, signor Vice Sindaco, legate ai rapporti fra questa amministrazione e le varie rappresentanze sindacali che hanno lasciato aperte alcune questioni. E allora qui non importa dichiarare la collocazione, io invito semplicemente voi amministrazione e i lavoratori e i consiglieri a prendere atto di ciò che nel tempo è stato fatto e di quanto di queste voci è stato ascoltato dai componenti del Consiglio Comunale. Abbiamo parlato, c'è il problema della Citymet, c'è il problema di tante altre questioni, c'è il problema dell'esternalizzazione dei servizi, c'è il problema delle consulenze esterne. Questi sono problemi che ogni consigliere comunale
consapevole e coscienzioso, ha trovato il tempo di sollevare indipendentemente dalla sua collocazione politica. Di conseguenza, questi lavoratori meritano ascolto, ma mi rifiuto categoricamente di partecipare a questo gioco di consenso di una benché minimo gruppettino sparuto, più o meno sparuto grosso, di voti elettorali. I problemi sono veri e sono ben altri. Grazie Cigliana. Mi ha chiesto di parlare il vice sindaco Matulli, poi prego davvero di chiudere questa fase. Devo informare il Consiglio Comunale che anche per la dimensione dell'ordine del giorno che è all'attenzione di questa seduta e di quella di domani del Consiglio Comunale, avevo concordato col Presidente che ne ha dato notizia, che dopo l'annuncio di questo presidio che è stato convocato per oggi pomeriggio, io ho richiesto un incontro alla RSU, purtroppo stamattina avevo soltanto un'ora a disposizione dalle 11:30 a mezzogiorno e mezzo, l'incontro per una serie di circostanze non dipendenti dalla mia volontà si è ridotto ad una mezz'ora. Nel corso dell'incontro però sono stati comunicati questi dati. Il personale del Comune di Firenze non è diminuito. Il personale del Comune di Firenze ha visto significativamente aumentare le categorie medio-alte e diminuire le categorie più basse. C'è stato quindi un processo di qualificazione. I rapporti con l'amministrazione comunale stanno in una cifra. 32 accordi firmati con l'amministrazione comunale, 32 accordi firmati in questo mandato, domani il protocollo d'intesa con le rappresentanze territoriali e l'amministrazione comunale sui lavori atipici. Vertenze aperte e in atto e oggetto di discussione sui servizi sociali che seguono il loro iter, la mia totale disponibilità a incontrare la RSU sulle questioni che ritengono di dover approfondire. Quelle relative al Citymet, che peraltro abbiamo affrontato più di una volta in Consiglio Comunale, quelle relative alla situazione o alla vicenda delle consulenze, per le quali, come è stato annunciato in risposta ad un'iniziativa sindacale, il Comune di Firenze è disponibile a dare tutte le informazioni possibili sulle consulenze coordinate continuative, e per le altre consulenze c'è attivata una banca dati che ci consentirà di individuare tutte le consulenze che sono state date dal Comune di Firenze. Fin da questo momento, però, ribadisco per l'ennesima volta, oltre il 60% sono incarichi professionali relativi agli investimenti effettuati dal Comune di Firenze. E siccome in questi anni il Comune di Firenze è stato il comune che ha investito più di ogni altra città italiana, esclusa Roma, ma superiore anche a Roma se gli investimenti sono considerati pro capite, era evidente che gli incarichi professionali dovessero essere dati all'esterno. Il 60% delle consulenze sono incarichi professionali legati agli investimenti. Poco più del 6% sono consulenze vere e proprie, il 30% sono collaborazioni coordinate continuative sulle quali si possono dare tutte le spiegazioni di dettaglio nel prossimo incontro. Mi sembrava che questo fosse un dovere mio, come tale l'ho assolto, come tale sono pronto ad assolverlo. Bene, colleghi, passiamo all'ordine del giorno. Prima di fare questo, consentite solo mezzo minuto per ricordare, mi pare doveroso, un amico di molti di noi che non è più tra noi. Mi riferisco a Gabriele Capelli, capo cronista del giornale L'Unità, che come è noto è venuto a mancare dopo una
di quelle malattie che non perdonano alcuni giorni fa. Io conoscevo bene, come tanti di noi, Gabriele Capelli. Gabriele era un giornalista di grande qualità, di grande talento, di grande correttezza. Prima di tutto giornalista. I giornalisti dell'Unità sono storicamente un pochino atipici rispetto agli altri giornalisti. Sono legati tradizionalmente, storicamente, a una doppia fedeltà. Alla fedeltà alla deontologia del giornalismo e alla fedeltà alla deontologia anche ideologico-politica. Questo nella storia di quel giornale, che è stato ed è un grande giornale, ma è stato ed è stato fino a poco tempo fa almeno anche una grande palestra di giornalismo. Tanti giornalisti si sono fatti lì le ossa e, diventati un po' bravi, hanno poi scelto altre strade e hanno trovato altre collocazioni in altri giornali, con altre retribuzioni e con altri echi sotto il profilo dei media. Quasi tutti i grandi giornali italiani hanno qualche firma che proviene dalle file dell'Unità. Gabriele Capelli era uno di questi, era uno di quelli che avrebbe avuto questa opportunità in tante occasioni. Ma lui è sempre rimasto fedele a questo giornale, a questa città, non ha mai optato nemmeno per le pagine nazionali, è sempre stato legato, legatissimo alla redazione fiorentina. Per questo lo sento anche come Presidente del Consiglio particolarmente vicino, perché era legato a questa città e in qualche modo serviva in qualche modo questa città, dal suo punto di vista, con il suo giornale, ma in qualche modo portando un contributo di verità e di approfondimento. Il nostro rimpianto, come rimpianto di tantissimi in questa città, e non solo in questa città, se è vero che anche firme importanti si sono scomodate per esprimere parole di cordoglio. Io li esprimo con sentimenti molto sinceri e sono sicuro di interpretare i sentimenti di tutto il Consiglio, quantomeno di tutti coloro che hanno conosciuto Gabriele. Per questo chiedo al Consiglio di dedicare un minuto di silenzio in sua memoria. Grazie. Prego, Leoni. Gli ultimi aggiornamenti che mi sono pervenuti, una sintesi è quella che riporta non l'Ansa ma la pagina web del Corriere della Sera. Attenzione a Melfi, la polizia carica, 13 feriti. Grande tensione davanti allo stabilimento Fiat di Melfi, oggi è l'8° giorno di blocco. Reparti mobili della polizia hanno caricato i manifestanti che bloccavano l'accesso all'area industriale. I manifestanti sono arretrati e hanno alzato le mani. Ci sono stati 13 feriti, 10 sono tra i manifestanti e 3 tra le polizie, tra cui il vicequestore Amelia Di Ruocco, che coordinava le operazioni, e 2 agenti. In quasi tutti i casi si tratta di feriti lievi. Contusi sono stati trasportati nell'ospedale di Melfi per accertamenti e medicazioni. Questa è l'ultima notizia che noi abbiamo. È probabile che nel corso della seduta avvengano degli ulteriori accertamenti. Naturalmente c'è grande mobilitazione nel mondo sindacale. Come? Sì, dice, prima di passare Manganelli le forze dell'ordine avevano provato a spostare uno per uno i manifestanti che bloccavano l'accesso all'area industriale per far passare 2 autobus con a bordo una 30 di lavoratori che intendevano entrare in fabbrica, ma gli operai hanno fatto resistenza passiva, una volta rimossi si spostavano e si ricollocavano alla fine del blocco. Dopo la carica i 2 autobus sono riusciti a avviarsi verso l'ingresso della fabbrica. I manifestanti sono tornati a bloccare l'ingresso allo stabilimento in vista del cambio di turno.
queste sono le notizie che in modo ancora naturalmente parziale arrivano. Penso che potremo fare il punto tra un'ora o due, quando avremo ulteriori comunicazioni, d'accordo? Colleghi, passerei adesso all'ordine del giorno con la prima deliberazione, che in realtà è costituita da un blocco di quattro, insomma, questa è un po', mi pare, l'intesa che mi pare sia andata profilandosi. Mi riferisco al confronto che abbiamo avuto in sede di Commissione Affari Istituzionali e intuisco gli esiti finali del possibile voto anche da alcune precisazioni che sono state fatte anche dalla stampa della città. Mi riferisco alla delibera 280 del 2004, diritto di voto dei cittadini stranieri nei consigli di quartiere, disposizione transitoria per la temporanea sospensione dell'applicazione delle disposizioni statutarie, e anche la deliberazione 310, 311 e 312, che prevede alcune modifiche allo statuto e al regolamento per consentire, ovviamente qualora venga approvata la deliberazione 280, di consentire in ogni caso una presenza almeno di un osservatore, di un consigliere aggiunto, analogamente a quello che facciamo nel Consiglio Comunale di Firenze, anche nei consigli di quartiere. Colleghi, su tutto il pacchetto naturalmente facciamo una discussione unica. Ha chiesto di parlare Ugo Caffaz, al quale do la parola. Gli altri colleghi che desiderano intervenire vi prego di iscriversi. Poi passiamo al voto. Ricordo che su alcune di queste, e segnatamente sulla 280 e sulla 310, ci vuole la maggioranza in prima lettura di 32 voti. Sì, ma... Sì, informo infine, scusami Ugo, prego. Informo infine che su questa deliberazione noi abbiamo un parere favorevole del Consiglio degli Stranieri, di cui i consiglieri sono peraltro a conoscenza, con due raccomandazioni: quello di richiedere al Governo e al Parlamento che si acceleri l'esame delle proposte di legge che riguardano il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni amministrative, e anche quella, che in qualche modo sarebbe recepita dalle tre deliberazioni, di istituire presso i consigli di quartiere la figura del consigliere straniero aggiunto delegato dal Consiglio degli Stranieri. Bene, la parola a Ugo Caffaz. Ma la questione che noi stasera andiamo ad esaminare, proprio il pacco che diceva adesso il Presidente Brasca, è di estrema delicatezza, sia per i contenuti, sia per le modalità con le quali siamo arrivati a questo provvedimento. Vedete, noi avevamo, così chiarisco subito come ahimè stanno andando le cose, fatto una grande cosa. Avevamo legato il nome della città di Firenze a un atto di civiltà, con una valenza europea e oserei dire anche universale. La storia della migrazione dei popoli, dei lavoratori, alla ricerca di un salario, una condizione di vita più accettabile, è una storia che ha visto gli italiani, forse più di altri, coinvolti nel secolo appena trascorso. Chi ha avuto la pazienza di leggere le vicende che hanno accompagnato i nostri migranti in Europa, nel nord Europa, in America Latina, spinti alle volte anche da ragioni politiche, ma quasi sempre dal bisogno, si è in qualche modo identificato con questi immigranti. E lo ha fatto anche chi
per motivi diversi si è trovato politicamente su schieramenti non certo vicini ai nostri. Penso per esempio a un ministro della Repubblica come il ministro Tremaglia, che ha dedicato agli italiani all'estero tanto del suo impegno, direi tutto il suo impegno politico in questi anni. E come ho detto altre volte, non per citarvi ovviamente, ma se la storia fosse maestra di vita, da quella lezione avremmo dovuto imparare a trattare in modo diverso gli immigranti che non più italiani all'estero, ma stranieri in Italia sono venuti. Tra l'altro voglio ricordare che da destra e da sinistra si fa un'affermazione che forse bisognerebbe anche riflettere prima di esporre, e cioè che gli emigranti servono, sono utili, che non è una grande affermazione, perché uno si potrebbe domandare se non servissero non li vorrebbe. Quindi non è un'affermazione di grande civiltà, anche se chi la fa lo fa per dire che bisogna, tra virgolette, trattarli bene, perché ormai l'economia del paese, l'economia dell'Europa dipende in larga misura anche da loro. Come al solito c'è un brusio insopportabile, ma tant'è. Allora, il tema dei diritti civili, diritti personali, diritti di partecipazione dei cittadini residenti. C'è un manifesto molto bello nella federazione del mio partito, anzi ce n'è più di uno, in cui si dice sono un bambino, tifo fiorentina, vado a scuola qua e là, perché non dovrei essere un cittadino come gli altri? Grosso modo il tema di quel manifesto è quello. Devo dire, non tutti i manifesti fatti anche dal mio partito sono felici, per esempio l'ultimo del centro-sinistra dell'Ulivo che dice arrivo o no a fine mese non è un grande manifesto. Quello invece è un manifesto che fa capire esattamente cosa bisogna fare nei confronti dei cittadini cosiddetti stranieri residenti nel nostro paese. Cioè dobbiamo mettere le condizioni di non sentire nessun livello di inferiorità, nessuna gerarchia tra esseri umani. Questo è il nodo che abbiamo avuto di fronte quando, cercando di favorire quanto, fra l'altro, non la mia parte politica, ma ministro della Repubblica come Fini, sembrava fare intendere circa l'atteggiamento giusto nei confronti dei cittadini residenti che servono, come dicevo prima, nel nostro paese. Abbiamo cercato di anticipare in modo legittimamente corretto, suffragato da pareri di illustri giuristi, ciò che viceversa ha nel paese un iter più complesso, che io spero sia accelerato al massimo, che è il diritto di voto ai cittadini stranieri in senso generale. L'abbiamo fatto in base a un'argomentazione, io non sono un giurista, anche se da tanti anni faccio quello, molto semplice. Il nuovo titolo quinto della Costituzione mette sullo stesso piano Stato, Regioni, province e comuni, senza alcuna gerarchia, anche se poi lo Stato c'ha i quattrini, quindi la gerarchia c'è, però senza alcuna gerarchia, il che significa che tutto ciò che sta sotto e che gerarchicamente è sottoposto, quindi nella fattispecie, in questo caso, i consigli di quartiere, che voglio ricordare, solo nei comuni sopra 300.000 abitanti sono obbligatori, negli altri comuni sono volontari. Per essi vale, secondo il principio del titolo quinto, le norme stabilite dall'autonomia statutaria degli enti locali. È molto semplice, non c'è da fare grandi disquisizioni. E allora abbiamo detto, e l'abbiamo fatto con una larghissima maggioranza in questo Consiglio Comunale, il che faceva davvero sperare che non ci fossero imbrogli, non ci fossero pressioni di varia natura,
Io ricordo con grande soddisfazione quel voto in Consiglio Comunale che avvenne alla fine di un percorso complicato, complesso, dove si chiarì che non c'erano neanche delle provocazioni come qualcuno aveva forse giustamente ipotizzato. E quindi questo Consiglio Comunale, pressoché all'unanimità, salvo tre voti, ha votato a favore del voto attivo, dell'esercizio del voto attivo e passivo nei consigli quartieri per una categoria temporale, di residenza temporale, dei cittadini stranieri, cosiddetti stranieri nella nostra città. Francamente, quando l'abbiamo fatto, tutto avrei pensato fuorché qualcuno si svegliasse la mattina e inventasse un parere contrario. Ahimè, come succede spesso a chi, insomma, forse fa politica in modo un po' antico, non me ne vergogno, le cose non sono andate così e quindi abbiamo avuto torto. Abbiamo avuto torto quasi tutto il Consiglio Comunale, si va di bene, e un comune che aveva copiato, si va di bene, in Italia si sta copiando Firenze, a vario titolo, Firenze che ha lanciato un messaggio che sarebbe passato alla storia, ripeto, europea e mondiale, giustamente viene copiato da altri comuni. Un comune che aveva copiato noi si è trovato un parere, che sul piano giuridico fa ridere, che ha costretto quel comune a sospendere l'esercizio di un diritto che era venuto ed era emerso da una norma statutaria in un comune, fra l'altro, dove i consigli di quartiere non sono obbligatori, il comune di Forlì, si può dire, perché è inferiore a 300.000 abitanti. Di fronte a questo sono cominciati una serie di fuggi, di perplessità, e in una discussione interessante siamo stati tutti concordi di chiedere non un parere, ma una disposizione la più corretta da un punto di vista giuridico da parte del governo italiano, quindi un intervento legislativo, normativo, tutto quello che si voleva, persino, come dire, quasi un invito a ricorrere contro di noi se questo era necessario nelle sedi opportune. Ci siamo trovati di fronte a un ennesimo parere, certo più autorevole, perché di provenienza del Ministero, ma anch'esso debolissimo, anch'esso trasmesso tramite, in maniera burocratica, dagli uffici del prefetto di Firenze, che non poteva fare diversamente, ovviamente non ce l'ho strettamente col prefetto, che non c'entra assolutamente nulla. Di fronte a questo parere, quindi non di fronte alle esposizioni diverse, il mio rammarico è che siamo rimasti soli, mentre eravamo tanti, come succede a volte, uno si gira dietro e si accorge di essere rimasto solo. Consentiamo a Craffaz di concludere il suo ragionamento. Sì, anche perché sono quattro provvedimenti, quindi sono tre provvedimenti. No, ma cerco di essere breve. E si va di bene, lo dico con... cioè nessuno di noi è un eroe, per carità, insomma... Aveva una valenza giuridica ma anche politica, ha una valenza giuridica e politica la nostra iniziativa. Però sono state fatte due obiezioni. Una, mi si consenta, non per moralismo, ma inaccettabile. E una, invece, non certo bella, ma accettabile, spiegherò perché. Quella che è assolutamente inaccettabile è la paura, la FIFA, di dover pagare alla Corte dei Conti un danno che avremmo provocato laddove si andasse a nuove elezioni del Consiglio di Quartiere a seguito di un ricorso di un singolo cittadino. Cari colleghi, quando si amministra, quando si fa politica, ci vuole degli attributi, ci vuole del coraggio politico. È facile approvare un provvedimento che non ha conseguenze, è facile approvare provvedimenti che magari la Giunta ha già preso o così via. Questo era, dopo tanti anni, un provvedimento che voleva un coraggio diverso. Guardate, poi la Corte dei Conti, voglio dire, non è mica così automatico, perché in prima istanza, seconda istanza, in quarta istanza, poi nel frattempo arriverà la legge che consentirà ai cittadini seri di votare, ma la FIFA ha, non la FIFA gioco calcio, la paura ha preso troppi di noi. La seconda obiezione ha un carattere invece, non che dico sia particolarmente nobile, ma ha una sua rilevanza.
è legata alla prima, e cioè che laddove ci fosse un ricorso, e naturalmente avendo sollevato il problema è del tutto evidente che un ricorso ci sarebbe stato e ci sarebbe, avremmo visto forse annullate le elezioni nei consigli di quartiere. Quindi, al di là del danno che dicevo poc'anzi presunto, c'è un danno più generale, di tipo politico, cioè aver preso, fra virgolette, molto fra virgolette, in giro i cittadini e costringerli di nuovo a votare, con un'altra conseguenza, della quale in parte vale anche per quello che stiamo facendo, ma sarebbe stata ancora più brutta. Avremmo sbattuto in faccia cittadini stranieri che sono diversi a noi e non possono votare, addirittura li avremmo presi in giro e costretti a uscire dal fatto di essere stati eletti perché qualcuno con un parere avrebbe vincolato a nuove elezioni. Quindi un danno ai cittadini, non a noi, ai cittadini che votano, e una beffa, una tragica beffa a danno dei cittadini stranieri. Di quello che facciamo oggi io personalmente mi vergogno, lo dico con molta chiarezza. L'ho voluto scrivere un breve articolo su un quotidiano proprio per affidare alla penna e non alle emozioni il ragionamento che ho fatto fino adesso. Io ho qui di fronte a me la rappresentante del Consiglio degli Stranieri, che, come ho detto altre volte, è una signora molto carina e che ascolta i nostri discorsi, probabilmente a volte anche un po' stupita. E quindi, nel momento in cui noi andiamo a sospendere, ma lasciamo nello stesso modo esatto in cui abbiamo scritto il diritto di questi cittadini nel nostro statuto, io a lei, e la prego di rappresentante, di rappresentarlo a tutti coloro che lei rappresenta, il dolore, il dispiacere e anche la vergogna mia personale e del gruppo di essere nel momento in cui sospendiamo quello che avremmo voluto non sospendere mai, cioè il diritto per voi di votare almeno nei consigli di quartiere. Grazie. No, grazie Caffaz, la parola al consigliere Rotondaro. Prima che prenda la parola Rotondaro, siccome mi è pervenuta una richiesta per l'incontro della RSU con i capigruppo, diciamo che al termine delle votazioni conseguenti a questo provvedimento, che ricordo ancora ci vuole una maggioranza qualificata, i capigruppo che desiderano avere un incontro con una delegazione della RSU possono farla al termine del pacchetto di votazioni concernente questa questione, le quattro votazioni. In sostanza facciamo nella sala incontri, va bene? Scusami, Rotondaro, prego. Sì, Presidente. Io stamani in Commissione Affari Istituzionali, questo ho dovuto andare via, ma ho lasciato su questo pacchetto di delibere il mio voto contrario. E ho lasciato il mio voto contrario perché condivido pienamente tutte le cose che il capogruppo del DS ha detto in quest'Aula oggi. Anche se devo ammetterlo personalmente, col fatto che si è chiesto un parere, qualche perplessità l'ho avuto. Ma ritengo che bisogna comunque andare avanti, anche se un rischio reale ci può essere, su quello che è l'indirizzo che questo Consiglio ha già preso, quindi quello dell'elettorato attivo e passivo degli stranieri. Per cui votare favorevolmente queste delibere, per noi, ne abbiamo discusso col gruppo, significa un passo indietro che non possiamo permetterci come città di Firenze. E quindi il gruppo dei comunisti italiani voterà contro questo pacchetto perché si possa andare avanti con quello che il Consiglio Comunale ha già approvato, e cioè quello di garantire ai cittadini stranieri l'elettorato attivo e passivo, costi quel che costi. Grazie. Ne prendo atto, Rotondaro. Non mi sembrava che fosse questa la posizione in commissione, ma evidentemente ero distratto. Kapalat, Divina Kapalat. Buonasera a tutti e grazie per le belle parole, consigliere Ugo Caffas. Come presidente e a nome di tutti i consiglieri stranieri, in riferimento al diritto di voto,
attivo e passivo nel Consiglio di Quartieri, avendo una risposta negativa da parte del Ministero Interno e alla Prefettura di Firenze, noi chiediamo in questo punto che la nostra proposta che abbiamo approvato non creano rottura all'interno dell'amministrazione e continueremo la battaglia e chiedere alla lotta che deve considerare noi la nostra partecipazione alla vita pubblica che è residente nella propria città. Visto che nello statuto del Comune di Firenze è stato istituito il Consiglio degli Stranieri, come detto, se c'è l'abbiamo il diritto, c'è anche il nostro dovere. E chiedo perché, credo e chiedo a voi, cari consiglieri, l'istituzione dei consigli stranieri aggiunti in tutti gli enti comunali è come un atto di rafforzamento delle istituzioni democratiche e di progresso civile è importante, perché la nostra presenza contribuiscano all'economia, cultura e alla vita civile di questo paese. Grazie e buonasera a tutti. Grazie, grazie molte Divina. La parola al consigliere Cigliana. Sì, presidente, consiglieri, signora. Ma l'intervento del capogruppo Caffaz mi invita a fare alcune riflessioni che volevo anche non fare perché ritenevo di dover dare per scontate, per ovvie, nel momento stesso in cui mette in crisi o sembra voler mettere in crisi il concetto di diritto fondato sulla legge. E allora credo che noi dobbiamo affermare comunque dei principi che sono i principi ispiratori delle nostre scelte individuali di cittadini o delle scelte politiche in quanto eletti, e dobbiamo anche chiarirci qual è il senso di una nostra azione all'interno di un grande sistema legislativo che si chiama Costituzione dello Stato italiano. E vorrei partire però da una affermazione di nuovo di principio, cioè ogni governo e ogni amministrazione locale ha a cura il progresso della propria comunità nazionale, locale, la comunità di riferimento, quella per cui, per il cui bene si deve intendere ogni atto di governo, ogni atto amministrativo, ed è un progresso economico, sociale, culturale di tutti i tipi, impostato all'origine da un programma politico e poi dopo attuato da interventi legislativi opportuni. È dunque la legge vigente, quella a cui deve riferirsi ogni uomo politico, ogni cittadino, fiducioso che questa legge definisca correttamente le problematiche affrontate rispondenti alle esigenze della società, quelle esigenze di volta in volta accertate, emerse, ma un uomo politico, un cittadino, pronto anche a sollecitare e a richiedere, a proporre tutti quegli interventi correttivi di ammodernamento, di aggiornamento a fronte delle nuove esigenze verificate, accertate e considerate improrogabili. Quindi qualunque legge da questo punto di vista, ed è per questo che noi non abbiamo motivo nel momento in cui facciamo queste dichiarazioni di provare alcun sentimento di vergogna, qualunque legge quindi è in divenire, ma nel suo divenire deve a sua volta rispettare una legge, un quadro normativo che è superiore a tutte le altre, che è quella che deve informare la vita di un qualunque
uomo, qualunque donna, qualunque bambino viva sul territorio nazionale. E questa si chiama la Costituzione dello Stato. E anche questa, la Costituzione, può essere in divenire, con una possibilità di modifica ben più lunga, perché richiede delle procedure parlamentari molto attente. Non si può cambiare la Costituzione così, sul parere di un parlamentare, di un cittadino qualunque, ma è vero anche che questa prudenza è fondamentale, perché garantisce la struttura dello Stato, garantisce le relazioni sociali, la libertà di ogni individuo espressa in diritti ed espressa in doveri. Quindi è una Costituzione che è nata, quella italiana, che è nata come Costituzione condivisa dalla Costituente del dopoguerra e condivisa dalla comunità, perché all'interno di questa ci sono le garanzie della libertà di ogni membro della comunità stessa. Ecco, queste considerazioni ho voluto fare, sembrano in sé scontate e anche ovvie. Mi è giusto riaffermare perché noi possiamo dichiarare in qualunque luogo e in qualunque momento una qualunque tesi generale, politica, economica, sociale, un qualunque principio ideale. Ma se dall'enunciazione teorica noi vogliamo passare all'analisi delle possibilità di attuazione, di un'applicazione pratica, noi non possiamo non riferirci alla legge vigente e al di sopra di essa al dettato costituzionale, che è quello che definisce la legittimità o la illegittimità di un qualunque provvedimento. Ecco perché nessun politico singolarmente può sostituirsi, ecco perché nessun ente locale, nessuna amministrazione può sostituirsi. Ma stante la Costituzione condivisa, come dicevo poco fa, ecco perché noi diciamo allora che, pur convinti della importanza di contribuire per la nostra parte all'evoluzione della nostra società, all'arricchimento della nostra società, noi diciamo comunque che è opportuno oggi votare la sospensiva degli articoli della delibera in oggetto, perché sono risultati non conformi alla legge, non conformi alla Costituzione, laddove si parla di possesso di cittadinanza, e soprattutto perché le interpretazioni e i pareri che ci sono pervenuti mi sembra obiettivamente che conducano a questo risultato. Quindi nessuna vergogna, nessuna paura di viltà. E mi rivolgo in particolare con questo intervento anche alla signora Presidente del Consiglio degli Stranieri. Credo che sia interesse della comunità degli stranieri che risiedono nella nostra città condividere insieme a noi questi principi che ora ho enunciato. Questi cittadini extracomunitari, apolidi, quelli che sono oggetto della delibera, non c'è dubbio che vengono da esperienze storiche diverse dalle nostre, non c'è dubbio che vengono da esperienze sociali diverse dalle nostre, non c'è dubbio che vengono e sono venuti nel nostro paese portandosi dietro le esperienze e i processi di democrazia spesso dolorosi, diversi dal nostro paese. E allora è giusto che noi, come affermazione di ideali, diciamo che la comunità fiorentina vuole contribuire per la sua parte a questo processo di integrazione. È giusto dire che la comunità fiorentina vuole aprirsi a queste istanze. Io credo fermamente nel principio di democrazia e nella necessità di una società che si apra continuamente e riverifichi continuamente se stessa. Però è anche vero che laddove esiste, lo ripeto, un dettato costituzionale, un quadro legislativo preciso, allora noi
in quanto cittadini consapevoli, non possiamo permetterci di compiere atti che hanno i caratteri della illegittimità. E io credo anzi che proprio questi cittadini, e in modo particolare anche chi li rappresenta nel Consiglio degli Stranieri, visto che sono entrati nella nostra città chiedendo, aspirando, anzi mi correggo, aspirando ad una integrazione totale, fondata sul lavoro, fondata sulla dignità, il riconoscimento di una dignità, e accolti come si conviene da parte di una comunità aperta come quella fiorentina, io credo che questi rappresentanti del Consiglio degli Stranieri, per primi e poi gli altri, debbano condividere insieme a noi l'importanza di un comportamento rispettoso delle scelte, rispettoso della Costituzione e della legge italiana. Ecco perché non riesco a comprendere la conclusione di vergogna fatta dal consigliere Cafaz. Nello stesso tempo, credo proprio che il Consiglio degli Stranieri non potrà che apprezzare l'impegno degli uomini politici di governo, degli uomini politici della maggioranza e come anche della minoranza in Parlamento. Quell'impegno, dicevo, di avviare un processo di integrazione sempre più efficace e concreto, ma all'interno di un quadro legislativo sempre più chiaro e sempre più definito. Quindi non c'è da vergognarsi. Confermiamo, ecco perché io ho sottolineato fortemente l'importanza del rispetto della legge italiana e della Costituzione italiana, noi facciamo concludere, Ciliano. Confermiamo la sovranità su questo piano, la sovranità del Parlamento, che nelle sue diverse componenti politiche, espresse dalle diverse coalizioni nel gioco della democrazia, che in grado di valutare pienamente, sono sicuro, nel prossimo futuro, i modi e gli strumenti necessari proprio per far progredire la comunità, proprio come dicevo all'inizio del mio intervento. E spero anche, e sono sicuro, che ognuno di noi cercherà di impegnarsi per rispondere al meglio a quelli che sono gli impulsi e l'ispirazione della sua coscienza. Quando fu presentato il Consiglio degli Stranieri, mi ricordo io stesso, interpretando le parole del ministro Pisanu, dissi che noi rifiutiamo le definizioni di forza lavoro, si ricorda signora? Noi rifiutiamo la definizione di una utilità, sono termini che mi pare di poter confermare il ministro Pisanu non ha mai usato. E ricordo a onor del vero, proprio a testimonianza di questa apertura del governo e del Parlamento, perché non voglio fare questione di coalizioni o di schemi, l'apertura all'integrazione e al rispetto dei diritti, io mi ricordo che in televisione, quando fu fatta un'operazione di polizia e ritennero queste forze di polizia di individuare alcuni immigrati di religione islamica come eventuali responsabili o sospetti responsabili di attività criminose, mi ricordo che in televisione il ministro Pisanu disse: io ritengo di dover tranquillizzare i membri della comunità islamica. Nel nostro paese, disse, gli islamici non hanno niente da temere. È un principio importante, approfitto del tempo, ora concluso subito, grazie. Non hanno niente da temere. Ecco perché da questo punto di vista noi diciamo sì a questa sospensiva rispettosa della legge e nello stesso tempo confermiamo l'impegno per andare sempre avanti, ma sempre nell'ambito delle iniziative parlamentari, che sono le uniche garanzie di questa democrazia italiana faticosamente conquistata nella nostra storia. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Falqui. Per
Presidente e colleghi, io voglio iniziare il mio intervento richiamando la frase da cui il collega Caffaz è partito per un ragionamento politico. Cioè, egli ha detto, Firenze ha avuto una grande occasione di realizzare attraverso questa piccola ma importante modifica del nostro statuto un atto di civiltà, ricordandoci una vecchia lezione secondo la quale i grandi progetti spesso nascono dai piccoli gesti, dalle piccole cose, una dietro l'altra. E ha ragione, è proprio così. Proprio mentre qualcuno ci ricorda che è in atto uno scontro tra civiltà, qualcuno usa le televisioni di Stato per rafforzare nell'opinione pubblica italiana che siamo in guerra, che esiste uno scontro fra civiltà. Proprio mentre accade questo, Firenze aveva, è una piccola cosa, l'occasione per dare un segnale di grande apertura. E questo significato ce l'ha ricordato proprio con le sue parole la presidentessa del Consiglio degli Stranieri. Ci ha ricordato cioè come una questione grande, com'è il diritto di emancipazione dei popoli associato al riconoscimento del diritto di cittadinanza, passava e passa attraverso una costruzione costante, determinata, di piccoli atti, di piccoli gesti che costruiscono un processo che noi, popolo italiano, conosciamo molto bene in casa nostra e all'estero. Noi possiamo essere degli esportatori di conoscenza di che cosa significa battersi per il diritto di emancipazione dei popoli e per il diritto e il riconoscimento della cittadinanza. Le parole della presidentessa del Consiglio degli Stranieri, a mio avviso, hanno una dignità superiore, assai superiore, a chi si è preoccupato che questo Consiglio Comunale potesse subire una sorta di delegittimazione attraverso una successiva pena di risarcimento personale dei danni eventualmente occorsi da parte dello Stato nei confronti di questa sede istituzionale e della maggioranza che avesse confermato questo piccolo gesto di apertura. Io vorrei dire alla Presidentessa che ci impegniamo a continuare con determinazione questa battaglia di civiltà. Lo faremo, ricordando però che essa non è solo una battaglia di emancipazione di diritti, ma è una battaglia prettamente politica. Badate, usando questa frase, non ho rappresentato solo il mio pensiero, ho usato esattamente le parole dell'onorevole Fini, del vicepresidente del Consiglio in carica, che
disse queste parole quando, e io fui uno che in quest'aula dette questo riconoscimento a quella intuizione, a quella apertura fatta da una posizione radicalmente contrapposta alla mia e alla parte a cui appartengo. Ebbene, diceva sempre Kafaz, c'è un'altra ragione, una ragione che lui giudica non nobile, perché ha usato un codice morale in gran parte del suo intervento, ma che è importante. Il riconoscimento di questo diritto agli immigrati è essenziale anche, non voglio dire la brutta fase, perché gli immigrati servono, perché gli immigrati sono un soggetto attivo produttore di ricchezza che si distribuisce nella società e si distribuisce anche nel sostegno allo stato sociale delle future generazioni, visto che pagano regolarmente i contributi. E voglio usare qui, rivolto ai colleghi del centrodestra, in particolare a Cigliana, che non c'è mai, e cioè l'assessore Monciatti ha promosso insieme al Dipartimento di Statistica della Facoltà di Sociologia di Firenze un convegno molto importante, poco seguito dai i consiglieri di questo, spero almeno il volume distribuito in grande quantità, letto dai nostri colleghi. Ebbene, già oggi l'unico contributo sul piano demografico negli ultimi 8 anni positivo è dato dalla crescita demografica prodotta dalla presenza degli immigrati qui a Firenze, mentre tutti gli altri indicatori demografici che riguardano la nostra acquisita cittadinanza sono in declino. Non ci vuole molta intelligenza per capire l'importanza di questo fatto. Se poi si ha un minimo di conoscenza della demografia, si riesce a capire anche che cosa significa tasso di natalità e tasso di fecondità. E se lo si confronta fra i tassi di natalità e di fecondità dei fiorentini con i diritti già acquisiti e quelli che invece li richiedono, si capisce che ritardare, ostacolare, opporsi a questi diritti è una battaglia miope, non solo sul piano morale, non solo sul piano economico, ma soprattutto sul piano politico. Ho finito, Presidente, mi scusi del calore con cui dico queste parole di cui sono convinto, perché voglio concludere dicendo che la questione affrontata dal collega Cigliana, poi spero che la collega Giocoli glielo riferisca, non mi piace parlare in assenza. Si sente questa, la radio di là, Sì, sì, la questione giuridica non riguarda la costituzionalità, non riguarda questo. Cigliana ha usato un argomento assolutamente improprio. Si badi bene che il nostro statuto riguardava l'ammissione al diritto di voto per gli immigrati dei quartieri. Stiamo parlando di questo. E allora vorrei una risposta da chi usa l'argomento giuridico come un argomento pregnante, fondante della sua posizione. Lo ha detto Kafaz, ci si è affidati a una circolare interpretativa da parte del Ministero attraverso la sua funzione, la sua espressione sul territorio, il prefetto. Ora la domanda politica, non giuridica o di costituzionalità, che voglio usare: una questione così importante come il diritto di voto agli immigrati, che in Francia, in Olanda, in Germania ha fatto scrivere fiumi di inchiostro,
facciamo concludere. A fior fiore di giuristi, ma a intellettuali, a grandi pensatori, addirittura a premi Nobel. Una grande questione come questa può essere in un grande paese come l'Italia liquidata attraverso una circolare interpretativa del Ministero? Si vuole dire che senza che venga introdotto il diritto di cittadinanza per gli immigrati a livello nazionale, così come il vicepresidente Fini aveva promesso anche a una parte dei suoi elettori, si vuole dire che questo diritto, fin tanto che non c'è un quadro giuridico nazionale, non può esistere neanche a livello di un consiglio di quartiere? Bene, si usi lo strumento che un governo deve saper utilizzare, cioè il decreto, non una circolare interpretativa del Ministero degli Interni affidata ad un prefetto. Questo è il problema che si è trovato davanti il Consiglio Comunale di Firenze, e per questo ribadisco che ci si deve vergognare per chi non ha avuto il coraggio politico di usare uno strumento istituzionale, politico vero, per respingere questa possibilità. E penso che questa è una questione che, anche se verrà ritardata, è talmente essenziale a noi, al nostro paese, perché anche con questi gesti si costruisce quel dialogo tra civiltà di cui c'è bisogno per evitare che sullo scenario mondiale le cose peggiorino di giorno in giorno. Anche attraverso questa accoglienza di diritti si costruiscono in casa nostra i ponti per la pace. Grazie Falqui. La parola al consigliere Basosi. Signor Presidente, colleghi, signora rappresentante del Consiglio degli Stranieri, io credo che l'enfasi che mettiamo in questo dibattito abbia una giustificazione, legata al fatto che tutti si rendono perfettamente conto che di una grande battaglia di civiltà stiamo parlando, ma sotto questo profilo io credo che possiamo essere moderatamente ottimisti. Perché tutte le grandi battaglie di civiltà hanno avuto difficoltà, hanno avuto ottusa burocrazia che spesso ha dato risposte negative, poi alla fine hanno vinto. Io credo che sotto questo profilo la scelta che il Consiglio Comunale di Firenze aveva nella sua sostanziale interezza fatto sia una scelta giusta, e che questa corsa verso la rappresentatività, prima parziale, poi mi auguro sempre più totale, nei confronti dei cittadini stranieri, ma direi non autoctoni, che operano e che vivono in Italia, avrà, penso, la fine positiva che tutti ci auguriamo. Sono intervenuto quasi solo esclusivamente per esprimere compiacimento per le parole di grande responsabilità che lei, signora, ha voluto indirizzare al Consiglio Comunale. Sono... Sì. Sì, sì. L'avevo già detto. Che mi è sembrato assolutamente all'altezza, diciamo, del compito, e in qualche misura in questo momento nel quale noi ci accingiamo a votare delle soluzioni che noi stessi non giudichiamo pienamente soddisfacenti, però in qualche misura conforta vedere che questo sforzo in qualche modo è percepito e che quindi le difficoltà che temporaneamente derivano da una interpretazione un po' ottusa di quello che secondo noi sarebbe consentito dalle norme. Certo, la legge nazionale è una legge che deve essere modificata per avere assolutamente certezza del diritto,
Ma io credo che nella interpretazione che è sempre stata data dei quartieri come organo di decentramento del comune, credo che sarebbe stato sostenibile la possibilità che i quartieri avessero un ordinamento dipendente esclusivamente dalla rappresentanza che il comune ritiene di poter decentrare. Per i motivi che sono noti, questo processo è per ora sospeso, ma non è interrotto. Io credo che nel prossimo futuro le condizioni si modificheranno e che quindi noi si possa oggi fare un atto utile che comunque allarga la rappresentanza nei quartieri, nelle forme che sembrano consentite dalla legge, ma senza perdere di vista l'obiettivo finale, che sarà quello di dare una piena rappresentanza come era negli auspici dell'intero Consiglio. Grazie. Grazie Basosi, la parola al consigliere Orlandini. Sì, signor Presidente, no, io ho sentito degli interventi che sinceramente mi lasciano esterrefatto, a cominciare da quello del capogruppo dei DS, Cafaz, e quello anche mi ha colpito del consigliere Farbi. Ma io, chi ce la fa o ve la fa fare a votare questa delibera? Se siete convinti e avete acquisito, sono stati anzi acquisiti dei pareri legali, perché è stato ribadito che questa proposta di modifica del regolamento è stata presentata al Consiglio Comunale dopo avere acquisito accurati e veritieri e importanti consigli legali. A un certo punto, se si dice, anche giustamente, che una circolare del Ministero dell'Interno vale, può valere come carta straccia, ma ci vuole un decreto, come ha sostenuto ora il consigliere Falqui, allora perché si porta questa delibera se ci si deve vergognare, se vi dovete vergognare a votare questa delibera? Perché faccio presente che il nostro gruppo votò contro, ma non perché si sia contrari al voto ai cittadini stranieri, ma ci si appellò alla mancanza di una norma legislativa e ci sembrava inopportuno. Si poteva auspicare che fare tutti gli auspici, eccetera, che poi è stato recepito questo auspicio anche dal vicepresidente Fini, per cui noi siamo con la coscienza perfettamente tranquilla, ma non vedo perché vi dovete rimangiare quello che avete voluto, in cui credete, e votare vergognandosi. Quando c'era il problema del numero chiuso nella facoltà di medicina, per 5 anni noi facemmo il braccio di ferro con il TAR, col Consiglio di Stato, eccetera, perché ritenevamo giusto introdurre il numero chiuso nella facoltà di medicina, nonostante i riferimenti legislativi fossero oltremodo dubbi, ma noi andammo avanti finché alla fine poi entrò, fu emanata una legge chiara, organica, e le cose è stato recepito il numero programmato. Per cui noi proseguimmo sulla nostra strada, ma se ritenete questo talmente, diciamo, essenziale, talmente importante, perché vi dovete vergognare? Basta votare contro questa sospensiva, si starà a vedere quello che succede. Anzitutto verranno, diciamo, ci si rifarà con tutti quei legali che avevano dato un parere favorevole di legittimità, se questo è vero e corrisponde a verità. E poi si starà a vedere. Grazie. Grazie Orlandini. Parola a Monica Sgherri. Presidente, colleghi, non credo sia necessario spendere ancora tante parole. Non è questione di vergogna, ma è sicuramente questione di grande dispiacere e di senso di responsabilità. Di grande dispiacere perché una volontà grande di questo comune si deve arrestare e deve in una qualche maniera battere e chiedere tempo, senza invece sconfermarsi. È con responsabilità perché
questo consiglio comunale con altre grandi città, ma non con la maggioranza delle città in Italia, ha introdotto il consiglio degli stranieri ed è un punto dove ha creduto molto e fermamente. Io credo che come senso di responsabilità, al di là dei nostri voleri, al di là delle nostre aspirazioni e anche al di là di quel potere che possiamo avere di accelerare e di imprimere degli indirizzi politici nel Paese a partire dalla nostra città, noi non possiamo rischiare che delle elezioni vengano annullate. Non lo possiamo rischiare perché saremmo meno credibili come responsabilità per i fatti che abbiamo già prodotto. E in questo senso conforta che questa decisione è difficile, per noi una decisione di arrestare un processo innescato, ma per il Consiglio degli stranieri una decisione ancora più dolorosa, perché accetta di vedersi negato un diritto. Ecco, questa decisione è stata capita invece dal Consiglio degli stranieri. Per noi è una scelta politica di fondo, è una scelta politica fondante delle regole di vita di una comunità, dove chi vive, chi lavora in una comunità, indipendentemente dal suo luogo di origine o di nascita, deve, oltre ai doveri, esercitare tutti i diritti. Ma la decisione di accettare, di rinviare l'esercizio dei propri diritti proprio da chi subirà questo arresto è una cosa che ci conforta. Quello sicuramente che emerge da questa delibera, e io credo anche dal dibattito, ma dal testo della delibera, è che l'indirizzo politico è riconfermato, ne è momentaneamente sospesa la pratica. Credo che sia su questo impegno, no, che sia su questa impostazione che questo consiglio il prossimo consiglio comunale neo eletto dovrà impegnarsi in tutte le sedi giurisdizionali affinché possa venire data una pratica concreta ai suoi valeri, non tanto per la scelta che abbiamo fatto, ma per una scelta di regole di convivenza che, se queste regole ci vedano tutti uguali nei diritti e nei doveri, sarà sicuramente una convivenza più dignitosa ma più sicura per tutti. Grazie Sgherri. La parola a Paolo Imperlati. Presidente, consiglieri, ma io ho cercato di seguire attentamente questo dibattito che io ritengo molto interessante. Io partirei da una considerazione che vorrei anzitutto rassicurare le componenti presenti nel Consiglio che le deliberazioni a suo tempo votate, proposte dal nostro gruppo, non erano, come è stato a suo tempo e da qualcuno insinuato, finalizzate a un mero tornaconto, diciamo elettorale, e neppure spinte da ambizioni di primogenitura rispetto ad altre grandi città. Ora, di fronte a un problema di tale portata e natura, io credo siano da considerarsi strumentalizzazione di una certa bassezza, anche miserevoli, queste cose. Perché io direi che il mio partito su queste cose non si è mai abbassato a fare dei giochetti di una certa natura. Questo è bene precisarlo. Tanto io dico per il mio, te lo dici per il tuo. Ecco, questa è una buona idea. Il suggeritore, e abbiamo uno sportellino, ti si mette davanti, fai il suggeritore e ci dici che si deve dire. Io dico quello che voglio.
Questa proposta è scaturita invece da un'approfondita e qualificata ricerca giuridico-costituzionale, dove si è ravvisata con certezza la legittimità dell'autonomia statutaria su tale specifica materia. E qui potrei rispondere ai collega Orlandini, materia molto delicata e è frutto di interpretazioni. Vedi Orlandini, noi ci diamo del tu, mi sembra, no? Te lo posso dare, del tu, o no? È una questione che se prendiamo 20 docenti di diritto costituzionale da una parte e 20 da un'altra, sono posizioni un po' diverse, ciascuno ha una linea di tendenza secondo il suo parere o il suo posizionamento. Io ritengo, come altri, che non sono per niente convincenti i pareri espressi dal Ministero dell'Interno tramite la Prefettura. Pareri e valutazioni che in sostanza si rifanno al concetto di cittadinanza, da cui ne discende una interpretazione molto restrittiva della stessa Carta Costituzionale, perché non è così che si intende. Ma siamo anche convinti che in democrazia questi processi si portano avanti se si attuano con la più ampia convergenza di tutte le forze politiche. E noi in questa maniera abbiamo operato e cerchiamo di operare. Altrettanto siamo consapevoli di aver affrontato in positivo questo problema, con la consapevolezza che il suo aspetto e le sue dimensioni sarà uno dei grandi problemi di un prossimo futuro. Alcuni l'hanno detto, noi ce lo ritroveremo, è molto molto più grande di ora e molto più complesso. Problema anche che diverrà sempre più difficile, sempre più acuto, nella misura in cui non si riuscirà a porre sullo stesso piano parità di diritti e di doveri tra gli abitanti e non solo tra i cittadini, abitanti di uno stesso territorio. Questa è l'interpretazione che non viene da me, ma viene dall'Unione Europea, che su questo aspetto molto ha fatto e molto ci sta lavorando. Si comincia a concepire un concetto un po' diverso. Io credo che con la nostra presa di coscienza abbiamo aggiunto in questa circostanza un piccolo ma significativo tassello alla storia di civiltà e portatrice di dialogo fra i popoli della nostra città. Ora, la preoccupazione di possibili ricorsi contro i voti agli immigrati, badate bene, che costringa i cittadini a tornare alle urne con possibili oneri a carico dell'amministrazione e quindi del cittadino contribuente, ci vedrà costretti, ancora non sono sicuro, ma dal nostro senso di responsabilità verso la città e le istituzioni a prenderne atto, perché si tratta anche di correttezza e di rettitudine morale su questi aspetti. Non possiamo spingere avanti alcuni e tirarsi indietro, perché questo non lo ritengo corretto. E quando mi riferisco a questo, guardiamoci bene all'interno, non dico delle opposizioni, ma anche della stessa maggioranza. Io credo che come DS, credo, ne sono fermamente convinto, anche se questo Consiglio Comunale subirà dei cambiamenti e forse io sarò fra quelli e non ci sarò più, come DS riteniamo e abbiamo ritenuto che quella intrapresa sia la strada giusta e continueremo in questa battaglia di civiltà, con convinzione, con la certezza di interpretare il sentimento della grande maggioranza dei fiorentini. Però in questa battaglia dobbiamo chiedere e pretendere anche la coerenza politica da parte delle forze politiche
ed in particolare dico e ribadisco al nostro interno della maggioranza, perché qui fuga in avanti non la deve fare nessuno in virtù di un tornaconto elettorale. Dobbiamo metterci sullo stesso piano tutti. Colleghi, il dibattito è finito. Consentite anche a me di fare una dichiarazione di voto. Non la faccio mai, ma la vorrei fare. Io sono tra coloro che votarono l'altra volta con profonda convinzione l'atto deliberativo che consentiva la votazione attiva e passiva nei consigli di quartiere. Lo feci consapevole che la questione era controversa sotto il profilo interpretativo, ma convinto che gli argomenti a favore della tesi della piena autonomia del Consiglio Comunale nel determinare le regole per l'elezione dei consigli di quartiere fosse maggioritaria e vincente. E naturalmente perché c'era dietro una mia profonda convinzione politica che è necessario sul terreno dell'integrazione dei cittadini stranieri non solo attendere le risposte, ma in qualche modo fare la nostra parte per contribuire a farle maturare. Io oggi voto serenamente a favore della sospensione, senza nessuna vergogna. Non ho mai votato cose di cui dovessi vergognarmi e se me ne vergognassi non la voterei. La voto con grande serenità, con grande dispiacere, perché è un fatto che era un gesto abbastanza clamoroso e importante, un segnale forte che si dava al Paese. La questione giuridica qual è? È una sola. Si tratta di vedere se il principio che l'elettorato attivo e passivo, scusa Caffaz, è principio generale che vale anche per i consigli di quartiere, ovvero se si applica solo al Parlamento, alle regioni e ai comuni. Su questo non ci piove, è solo la questione dei consigli di quartiere. Io credo che ha ragione Imperlati, se si prendono 20 giuristi, se ne trova 20 che ti danno un parere di tipo autonomistico e se ne trova 20 che ti danno un parere di tipo diverso. Badate, sulla vicenda, che la vicenda sia discutibile, lo dimostra se non altro un progetto di legge che è stato presentato da tutti i partiti della sinistra italiana. Tra i quei firmatari c'è Violante, c'è Cossutta, ci sono altri, che prevedono l'introduzione esplicita della possibilità di dare il voto agli stranieri nei consigli di quartiere. Se questo fosse stato pacifico, certamente questo progetto di legge non sarebbe venuto. Il Ministero degli Interni non ha dato un parere autonomamente, ha dato un parere a Forlì perché gli è stato richiesto, ed è un parere abbastanza generico. Ha dato un secondo parere a noi perché gliel'abbiamo richiesto e non è che potesse fare cose diverse, poteva fare una legge naturalmente, ma non poteva fare un provvedimento di decreto negando la possibilità di voto, perché questo sarebbe davvero stato un'invasione di campo. È certo che a fronte di questa incertezza io credo che non ci sarebbe nessun intervento da parte del governo, però è abbastanza pacifico che visto che la questione è così incerta sotto il profilo giuridico, certamente ci sarebbe qualche ricorso da parte di qualche scontento, anche di un solo cittadino, che magari è il primo che non eletti e potrebbe avere delle chance. Ora, io credo che mettere a rischio le elezioni per una cosa di questo tipo sia un prezzo molto alto. Le occasioni per fare la nostra battaglia, integrazioni, le occasioni non mancano ogni giorno, su tantissimi terreni e anche su questo terreno. E io, qualunque siano le collocazioni che avrò, io questa è una battaglia assolutamente di principio. Una cosa è certa e mi fa essere davvero sereno nel votare la sospensiva. Io non voglio, assolutamente non voglio, che questa decisione sia presa da un giudice. Credo che debba restare in mano alla politica una decisione di questo tipo. Il mio dispiacere è il fatto, perché anche le interpretazioni non si fanno solo in termini di disquisizioni politiche, ma si fanno anche in termini di rapporti di forza. No, qui non abbiamo una giurisprudenza, perché siamo al primo caso, quindi, ma si fa anche in termini di rapporti di forza.
Bene, il mio rammarico più grande è che noi non siamo stati capaci, ed è un nostro limite di questo Consiglio Comunale, di mobilitare, come dire, altri comuni italiani che facessero insieme a noi questa battaglia. Siamo rimasti soli e quindi forse sarebbe assolutamente incauto insistere su un terreno così fragile, proprio in termini di rapporti di forza. Per questo voto assolutamente sereno, senza rinunziare a nulla delle battaglie che continuiamo a fare anche subito dopo con le tre deliberazioni che prevedono comunque una soluzione. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Caffaz. Siccome tutti ci siamo, giustamente credo, dichiarati anche in maniera spontanea circa il dispiacere che ci fa questa cosa, io chiedo a tutti coloro che hanno sollevato questi problemi di essere coerenti con quello che hanno detto e fatto nei giorni scorsi. Diversamente è un comportamento politicamente, moralmente immorale. Ciascuno si assumerà le sue responsabilità. Colleghi, si può votare. Ricordo che in prima battuta abbiamo bisogno di 32 voti. Colleghi, dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto. Presenti 37, votanti 37, favorevoli 37. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo, colleghi, la discussione era unificata in qualche modo, alle deliberazioni immediatamente successive e quindi collegate a questa. Anche per quella successiva, la 310, è necessaria la maggioranza assoluta. Metto in votazione la deliberazione numero 310, Statuto del Comune di Firenze, modifica articolo 97 bis. Si può votare? Colleghi, aperta la votazione, vi prego di votare. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto. Presenti 34, votanti 34, favorevoli 32, astenuti 2. Chiedo scusa, sì, correggo, Bresci è aggiunta i voti favorevoli che diventano quindi 35. Quindi presenti 36, votanti 34, 35, favorevoli 33, astenuti 2. Passiamo all'altro. Gheri e Sarra, cosa vogliono intervenire? No. Colleghi, passiamo adesso alla deliberazione numero 311, regolamento dei consigli di quartiere, modifica articolo 9, fa parte del pacchetto di correzione. Su questa la Commissione Affari Istituzionali ha approvato all'unanimità questa mattina un emendamento. Si prevedeva nella stesura originaria, redatta materialmente da Paolo Imperlati, che il delegato del Consiglio degli Stranieri nel Consiglio di Quartiere, in caso di suo impedimento, sarebbe stato sostituito, se non ricordo male Paolo, dal vicepresidente del Consiglio, da uno dei due vicepresidenti del Consiglio degli Stranieri.
Noi abbiamo proposto, ed è stata accolta all'unanimità, di togliere questa possibilità e di far sì che il Consiglio degli Stranieri designi per ciascun consiglio di quartiere un suo rappresentante, un delegato e un vice delegato, un supplente, insomma. Quindi deve segnalare 10 nominativi, 5 titolari e 5 supplenti in caso. Così c'è un coinvolgimento anche maggiore di tutto il Consiglio. E quindi la metto in approvazione con questo emendamento approvato all'unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali, e so che Paolo Imperlati, estensore materiale della deliberazione, non ha obiezioni a questo tipo di soluzione. Colleghi, si può votare con questa piccola correzione? Vi prego di votare, colleghi. Colleghi, io dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 24, astenuti 5, il Consiglio approva. Questo è un regolamento e non è necessaria la maggioranza assoluta. Infine, colleghi, richiamo la deliberazione numero 312, ancora regolamento dei consigli dei cittadini, con una pausa riesco a dirlo. Regolamento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri da Poli del Comune di Firenze, modifica dell'articolo 6, è un adeguamento, anche questo. Anche questo è emendato nello stesso senso che prima ho detto, quindi i sostituti sono designati dal Consiglio degli Stranieri e non automaticamente sono i vicepresidenti del Consiglio degli Stranieri del Comune. Lo metto in votazione quindi con questo emendamento. Si può votare, colleghi. Vi prego, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto. Presenti 27, votanti 27, favorevoli 21, astenuti 6. Il Consiglio approva. Aggiungo Monica Sgherri. Presenti 28, vero? Votanti 28, favorevoli 22. Astenuti 6. Il Consiglio approva. Passiamo adesso alla deliberazione numero 299, regolamento del Consiglio delle Donne modifiche. È stato esaminato questa mattina dalla Commissione Affari Istituzionali, che ha espresso un parere favorevole, sia pure con il rammarico, faccio il testimone di quello che è stato detto, con il rammarico che queste modifiche siano intervenute dopo 4 anni di silenzio del Consiglio degli Stranieri, del Consiglio delle Donne. Forse il Consiglio degli Stranieri è il motivo vero che ha in qualche modo rilanciato la possibilità di richiamare in vita il Consiglio delle Donne. No, la Commissione ha avanzato alcune proposte di emendamento. E segnatamente all'articolo 2,3, a tal fine incontra il proprio insediamento e periodicamente il sindaco, gli assessori e le commissioni consiliari nelle materie di competenza. Prima c'era scritto il sindaco e la giunta e basta. Articolo 3,3, cassare punto D. Articolo 10, cassare l'intero articolo in quanto norma di primo insediamento non più attuale.
è l'elenco delle associazioni femminili che facevano parte della prima consulta. La parola alla collega Agostini. Mi scuso per la voce, parlerò pochissimo. Presidente, ci sono silenzi che fanno molto rumore, come l'assenza delle donne nelle istituzioni. Spero che le prossime elezioni porteranno più donne e più comprensione di quanto, non so se lei o la Commissione questa mattina avete potuto esprimere. Abbiamo lavorato forse poco, ma perché eravamo davvero in poche. Quelle poche hanno lavorato molto, tanto da ritenere opportuno di lanciare un testimone di speranza, intanto che alle prossime elezioni siano più le elette in Palazzo Vecchio, in tutti i comuni e nei quartieri. Come sapete, questo Consiglio rappresenta le donne elette e le donne associate nella città. Parla di tematiche femminili. Era essenziale per noi raccattare anche il messaggio, raccoglierlo con piacere, del numero di donne elette dagli stranieri, in percentuale superiore da quelle elette dai cittadini di Firenze. Quindi queste donne faranno con noi, con coloro che saranno elette, parte della rappresentanza istituzionale di questa città. I luoghi di partecipazione che esistono dobbiamo farli agire. E per farli agire, Presidente, mi rivolgo direttamente a lei. Hanno bisogno di una struttura che era prevista e che non ci è stata data. Hanno bisogno di risorse che erano previste e che non sempre ci sono state. Niente contro nessuno. Solo una presa di coscienza collettiva per il fatto che queste modifiche, e recepisco anche gli emendamenti della Commissione, queste modifiche siano davvero una spinta a crescere tutti, e mi rivolgo ai partiti presenti, non solo candidare donne, farle leggere, perché ci sono cose che probabilmente vengono affrontate meglio se siamo donne e uomini ad affrontarle. La questione che mi preme sottolineare è all'articolo 2, noi ci occuperemo anche di pari opportunità nella politica e nella società. E questa è una cosa che forse era anche un principio che esisteva prima. Il dramma culturale è che sentiamo il bisogno di scriverlo nei regolamenti. Grazie. Grazie, collega Agostini. Signor Presidente, sono costretta a intervenire perché considero, come dire, al di là della, come dire, una benevola provocazione quella che lei ha fatto rispetto al non aver sentito le donne, effettivamente credo che è vero. C'è una battuta che si usa quando si parla di presenza, no? O anzi di assenza: se ci sei batti un colpo. Ecco, noi diciamo che in questo Consiglio siamo in grado di batterne 4-5 di colpi, effettivamente sono un po' pochi, riguardano, come dire, e questo problema riguarda tutti. Io non ho fatto in tempo questa legislatura a vivere nel Consiglio delle Donne, perché non ci sono mai stata, sono stata, però l'altra volta io ho visto che questa cosa era assolutamente fuori, come dire, lontana dall'impegno che le donne possono dare, perché aveva anche pochi spazi, poca visibilità, poco riconoscimento istituzionale. Forse vale la pena di ridiscutere tutte queste cose. Forse le donne straniere ci aiuteranno a farlo, visto che gli stranieri oggi ci aiutano a avere più figli, ci aiutano a fare tanti lavori che non si fanno, ci aiuteranno anche a dimostrare che ci sono tante donne. Forse sarà una cosa, come dire, significativa, importante, di valore. La cosa però che ritengo si debba, come dire, accettare con difficoltà, e lo faccio presente, è questa, come dire, in generale un atteggiamento di rimprovero su questioni che sono effettivamente, come dire, di responsabilità collegiale, non soltanto femminile. Io non sono per principio una di quelle che considera tutto il bene del mondo tra le donne e tutto il male del mondo tra gli uomini, però sono anche convinta che una democrazia che non riesce a fare leggere
i cittadini in proporzione al genere a cui appartengono è una democrazia zoppa. Ecco, la nostra è una democrazia zoppa. Se tale è la situazione che noi viviamo, va bene, il problema ce l'abbiamo tutti. E quindi dovremmo non far mai mancare, anche nelle sedi istituzionali, quelle risorse necessarie, per esempio di cui lamentava l'assenza la consigliera Agostini. Effettivamente è così, cioè noi siamo sempre in fondo e alla fine decidiamo noi se continuiamo a voler stare in fondo o non esserci proprio. Le donne, ahimè, in questi anni, credo, abbiano deciso di non starci. E questo è un fatto terribilmente negativo per le istituzioni. Farle stare nelle istituzioni, convincerle a fare anche una battaglia per esserci, è una cosa molto impegnativa, molto pesante, che a questo punto ritengo appartenga solo per il 50% alle donne. Se il problema esiste, le istituzioni devono porselo come un problema ineludibile e non sono gli atteggiamenti anche un po' paternalistici a volte si assumono a modificare le cose. Io spero la prossima volta ci sia più donne, che magari non serva il Consiglio delle Donne, che le donne esercitino la loro forza e il loro potere dentro questo Consiglio, senza bisogno di ricorrere a uno strumento a parte. Brava. Prima di dare la parola alla collega Balata, io mi permetto di associarmi vivamente all'auspicio della collega Bresci che nel prossimo Consiglio Comunale ci sia un numero molto, molto più alto di donne di quelle che non abbiamo avuto in questa tornata amministrativa. Vorrei però fare una precisazione. Io non ho detto nelle mie parole introduttive che ho sentito poco le donne. È vero anche questo, perché erano poche le donne. Ho detto che ho sentito poco il Consiglio delle Donne. E mi riferivo a una vicenda molto precisa. Perché io ho seguito l'iter di insediamento e di decadimento del Consiglio delle Donne durante questa tornata amministrativa. E gli avversari che ha trovato sul suo cammino il decollo del Consiglio delle Donne non sono gli uomini. C'è stata battaglia all'interno delle donne e ha prevalso in qualche modo quella parte che non ha voluto far decollare il Consiglio delle Donne. Questo per la verità storica. Io il Consiglio delle Donne, un pezzettino di storia, la battaglia per l'inserimento nello statuto del Consiglio delle Donne, assente Katia Franci per una grave malattia, poco dopo morì, l'ho fatta proprio io, in primissima persona, nei primi anni 90, seguendo la vicenda dello Statuto, con interventi in aula anche molto pesanti, nei confronti di avversari di questa introduzione molto duri. Forse Gianni Conti in qualche modo se lo ricorda. E in una prima fase il Consiglio delle Donne è stato una risposta molto importante. Quest'anno non abbiamo trovato le condizioni. Io mi auguro davvero che nella prossima tornata amministrativa ci siano le condizioni non solo per una maggiore presenza delle donne, ma per un ruolo specifico importante anche del Consiglio delle Donne. Quindi io voterò con grande piacere, insomma, ecco, questo tentativo di allargarlo e di qualificarlo, che è la filosofia che sta dietro la proposta avanzata e che abbiamo esaminato stamani in commissione. Balata, prego. Rinunzia, Balata? Agostini per dichiarazione di voto. Va bene, velocissima. No, volevo solo dire che ovviamente chiedo a tutti di votare a favore perché queste modifiche vanno verso un miglioramento delle condizioni partecipative delle donne. Non mi piaceva e volevo puntualizzare, Presidente,
donne contro donne, diciamo ruoli contro ruoli. All'interno, ho detto, c'erano le elette e c'erano le associazioni femminili, un grande luogo di partecipazione. E probabilmente il ruolo delle associazioni femminili che rappresentavano, diciamo così, voci esterne dal palazzo, in qualche modo era come comunque ogni volta noi troviamo associazioni che si rivolgono alle istituzioni. Quindi non donne contro donne perché non mi piace, ma ruoli contro ruoli. Quindi un bel ruolo politico, un tavolo che dovremo far continuare, anche se ci saranno più donne iscritte, elette, scusate, nei consigli comunali. Grazie, se non ci sono altri interventi metto in approvazione con gli emendamenti proposti e fatti propri anche dalla collega Agostini della Commissione Affari Istituzionali. Colleghi, è in votazione la deliberazione 299, modifica al regolamento del Consiglio delle Donne. Si può votare. Prego i consiglieri, io proseguirò con numerose deliberazioni, sarebbe importante che in una seduta come oggi riuscissimo a farne un numero consistente. Quindi ridurre la mobilità tra il Consiglio e le sale attigue sarebbe vivamente auspicabile. Raccomando vivamente ai consiglieri che si ricandideranno e anche a quelli che non si ricandideranno di fare fino in fondo il loro dovere in corso di queste sedute. Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto, presenti 24, votanti 24, favorevoli 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Bene colleghi, abbiamo un'altra bella sfilza di delibere importanti, sono delibere curate dall'assessore Cioni. Deliberazione numero 303, approvazione schema di convenzione tra Comune di Firenze, Azienda Sanitaria di Firenze e Centro Servizi di Montedomini e San Silvestro per la sperimentazione e la gestione del servizio Firenze Telecare. Ho letto bene Cioni? Ci sono osservazioni, richieste di chiarimento? Si può votare, colleghi? Abbiamo un parere favorevole unanime della quarta commissione consiliare. È in votazione, colleghi, la 303. Schema tra il Comune, l'ASL e il Centro Servizi di Montedomini e San Silvestro per il Telecare. Bene, dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto. Presenti 28, votanti 28, favorevoli 28, il Consiglio approva all'unanimità. Serve l'immediata eseguibilità, è approvata all'unanimità. Passiamo colleghi alla delibera 298, piano di riorganizzazione delle IPAB fiorentine, proposta di fusione per incorporazione dell'IPAB Fondazione Giovanni e Silvio Fusi con l'IPAB Pia Casa Rifugio di Sant'Ambrogio. Anche su questa abbiamo un parere favorevole unanime da parte della quarta commissione consiliare, mentre non ha espresso parere la commissione di controllo, perché mancava il numero legale, mi suggerisce l'assessore. Credo, colleghi, di poterla mettere in approvazione. Si può votare. È in votazione il piano di riorganizzazione delle IPAB e la fusione tra la Fusi e Sant'Ambrogio. Si può votare? Dichiaro chiusa la votazione.
L'esito del voto è il seguente: presenti 27, votanti 27, favorevoli 27. È approvata all'unanimità. Occorre l'immediata esecutività? L'immediata esecutività è unanime. Passiamo, colleghi, alla deliberazione successiva, che è la 254, ipotesi preliminare di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del territorio del Comune di Firenze, presa d'atto e conseguente approvazione della relativa bozza di protocollo d'intesa tra il Comune, l'azienda di Firenze, l'Ordine dei Farmacisti e l'Associazione dei Titolari di Farmacia. Anche su questa c'è un parere favorevole unanime della quarta commissione consiliare. Vedo che è una commissione in cui si va molto d'accordo. Colleghi, si può votare. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto, presenti 25, votanti 25, favorevoli 25, il Consiglio approva all'unanimità. Anche qui ci vuole l'immediata eseguibilità. L'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Passiamo adesso alla deliberazione numero 25 del 2004. Il proponente è la proposta che viene dalla cultura e l'approvazione del debito fuori bilancio relativa all'utilizzazione del Forte Belvedere per mostra Beverly Pepper. C'è un parere favorevole della prima commissione consiliare. Se non ci sono richieste di chiarimento, la metto in approvazione. Si può votare, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto, presenti 30, votanti 30, favorevoli 22, contrari 8. Il Consiglio approva. E passiamo adesso all'altra deliberazione, che è l'altro debito fuori bilancio, conseguente a una sentenza del Tribunale di Firenze. È una liquidazione al liquidatore della società GESCOM. C'è un parere favorevole anche qui della prima commissione consiliare. La posso mettere in approvazione? Si può votare, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto, presenti 26, votanti 26, favorevoli 17, contrari 8, astenuti 1, il Consiglio approva. Abbiamo la deliberazione successiva, che è la 306, ratifica della delibera di giunta numero 302, bilancio annuale di previsione 2004, variazioni. Abbiamo un parere favorevole della prima commissione consiliare. La posso mettere in approvazione? Si può votare, colleghi.
Dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto, presenti 27, votanti 27, favorevoli 22, contrari 5, il Consiglio approva. Passiamo adesso alla deliberazione numero 300, slittamento termini, versamento COSAP anno 2004. Anche qui abbiamo il parere favorevole della Commissione prima. La metto in approvazione, si può votare. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto, presenti 29, votanti 28, favorevoli 20, astenuti 8, non partecipa al voto 1, il Consiglio approva. Vi chiedo la cortesia di approvare l'immediata eseguibilità. È approvata all'unanimità. Passiamo alla deliberazione di Simone Tani, insomma, deliberazione di giunta, primo presentatore Simone Tani, direzione sviluppo economico. La prima è la deliberazione numero 104, Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana, approvazione e modifica dello statuto. C'è un parere favorevole della Commissione di Controllo, mentre non è espresso il parere la seconda Commissione consiliare. Se non ci sono richieste di chiarimenti, la metto in approvazione. Si può votare. Hanno votato tutti i presenti? Bene, dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto, presenti 26, votanti 22, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 1. Non partecipano al voto 4 colleghi. Vi chiedo l'immediata eseguibilità. La posso dare per approvata all'unanimità? È approvata all'unanimità. Deliberazione numero 222 o 222, che dir si voglia. Azienda speciale Parco di Firenze, approvazione indirizzi e criteri di gestione. Su questo abbiamo un parere non espresso dalla Commissione di Controllo. Un parere favorevole unanime con alcuni emendamenti da parte della terza Commissione consiliare. Un parere favorevole unanime con un emendamento da parte della sesta Commissione consiliare, spero non sia in contraddizione con quello della terza. Mentre non esprime parere la seconda Commissione consiliare. Gli emendamenti sono a conoscenza dei consiglieri? Sono stati distribuiti, sì. Colleghi, non ci sono richieste di chiarimento su questa deliberazione. Io la metto in approvazione prendendo per buone le proposte di emendamento. Prego. Non ho capito. Ha una illustrazione dell'assessore, vuole? Va bene. Richiesta accolta. La parola all'assessore Tani per una illustrazione dell'atto. Stamattina in due commissioni mancato il numero legale, quindi avevamo concordato sul fatto, sulla opportunità di, così per brevi capi, ricordare anche il percorso che ha portato a questa importante deliberazione. Se voi ricordate, a ottobre dell'anno scorso il Consiglio Comunale ha approvato una delibera quadro nella quale si sono individuati alcuni indirizzi programmatici, si è approvato un piano economico finanziario per la società Parco di Firenze, un regolamento d'uso del parco e uno statuto, che è lo statuto che poi viene ripreso in ampia parte in questo documento di indirizzo. In quella delibera si rimandava entro alcuni mesi a definire alcuni indirizzi e criteri di gestione per l'azienda Parco di Firenze, in modo tale che poi quando la giunta e l'azienda come interlocutore arriveranno a definire il contratto di servizio e poi tutta una serie di adempimenti successivi, si sapesse la cornice nella quale questo tipo di impostazione andava a muoversi.
Allora, in questo senso è stato fatto un lavoro di cui io veramente ringrazio sia gli uffici, sia i consiglieri comunali che hanno collaborato, sia anche le associazioni che sono state coinvolte in questo importante percorso, perché veramente si è trattato di un percorso che ha portato a vari incontri, varie riunioni con anche espressioni dell'associazionismo ambientale, che hanno portato a tutta una serie di osservazioni che ci hanno permesso anche di arricchire il documento iniziale che era stato definito. Il documento alla vostra attenzione oggi è un documento che individua tre obiettivi strategici, e il primo obiettivo strategico è la tutela ambientale della Valle dell'Arno e la costituzione del Parco Metropolitano dell'Arno, come già definito dal piano strategico del Comune di Firenze e poi successivamente in una serie di documenti e di accordi fra i comuni metropolitani, la provincia di Firenze e la regione Toscana. La valorizzazione delle caratteristiche di naturalità, integrità territoriale e ambientale del sistema delle aree verdi lungo l'Arno e la promozione di rapporti di pianificazione coordinata con gli altri enti pubblici, apposta per realizzare questo piano di parco metropolitano. Tenete presente che negli ultimi sviluppi questo parco metropolitano vede la concertazione, la compartecipazione di comuni addirittura fino a Figline, quindi si sta anche espandendo il dimensionamento territoriale del parco metropolitano. Questo è il primo obiettivo che deve essere tenuto presente nella elaborazione della progettualità dell'azienda Parco di Firenze, che è un po' il cuore, cioè rappresenta il territorio cuore all'interno di questo più vasto percorso metropolitano. Il secondo obiettivo è la tutela, recupero e valorizzazione del Parco delle Cascine, quindi risanamento e riqualificazione del patrimonio arboreo e vegetale attraverso un'analisi dello stato dell'ambiente del parco che definisca le compatibilità e il livello di sostenibilità da raggiungere. Questo attraverso ovviamente la definizione del regolamento d'uso del parco, il recupero e il restauro del patrimonio architettonico e storico, la definizione del quadro di interventi congruenti alle risorse disponibili, il recupero degli spazi e luoghi di pubblica fruibilità. Voi sapete che con la finanziaria regionale, quindi i primi 10 milioni di euro che ci sono pervenuti dalla finanziaria regionale, noi abbiamo già cominciato una serie di importanti interventi di recupero, tra cui le pavoniere, le scuderie, l'anfiteatro, il recupero dei manti verdi, il recupero dei vialetti, la realizzazione del sistema delle piste ciclabili per il Parco dei Renai. Quindi è già iniziato la telesorveglianza, un'importante serie di interventi che sono già oggi in fase di gara d'appalto, quindi una prima grande ondata di interventi è già partita, che poi verrà seguita dagli interventi per la realizzazione della strada lungo il fosso macinante e via via tutta un'altra serie importante di interventi che vedranno la realizzazione della cassa d'espansione, degli interventi per la cassa d'espansione dell'Arno all'Argingrosso. Quindi una serie di interventi è già partita. A questo punto l'importanza è quella di avere un soggetto che abbia una visione complessiva di quel territorio, in modo tale che questi interventi possano sempre più essere coordinati, legati fra di loro e dare veramente questo senso di grande trasformazione ambientale del territorio di cui stiamo parlando. Terzo punto fondamentale è la riabilitazione e sviluppo dell'Argingrosso, inteso come realizzazione delle infrastrutture di sviluppo dell'area, di un lavoro che sia da un lato di seguire il lavoro di attuazione del piano di bacino, lavorando sulle specifiche funzionali in corrispettiva alle specifiche idrauliche del lavoro che viene svolto. Quindi viene svolto un lavoro di progettazione idraulica, è necessario che accanto si sviluppi un'idea del parco, un'idea dello spazio dell'Argingrosso che recependo le specifiche idrauliche riesca poi a costruire un ambiente vivibile per i cittadini. È un grande percorso di rilancio e di riqualificazione di quello spazio. Così come ovviamente in questo percorso il coinvolgimento delle proprietà private. Noi per esempio stiamo già lavorando per trovare delle sedi alternative per le ditte di cemento. Ci sono due ditte che hanno stoccaggio di cemento dentro l'Argingrosso, è evidente che non è un utilizzo consono con un parco urbano. Quindi stiamo cercando di individuare degli spazi alternativi dove poter ricollocare queste ditte che si occupano di stoccaggio di cemento all'interno ovviamente del parco, considerando questo un utilizzo improprio per il parco stesso. Fra gli ulteriori obiettivi della gestione, la sicurezza e la qualità della vita nel parco. Vi ho già citato l'intervento sulla telesorveglianza da 400.000 euro che è in fase di realizzazione, che ovviamente deve trovare un corrispettivo anche però non soltanto in un intervento infrastrutturale, ma nel riuscire poi a sviluppare grazie all'azienda anche un miglior servizio di controllo del parco, da un lato utilizzando le forze dell'ordine, ma anche il volontariato e tutti coloro che sono interessati alla qualità della vita nel parco.
il turismo e l'attività museale attraverso il recupero degli spazi, ma attraverso anche un progetto di turismo consapevole che non si limiti soltanto alle cascine, ma ovviamente riesca a cercare di riqualificare tutto l'asse ambientale dell'Arno. Il marketing del parco, inteso come è stato detto da vari consiglieri comunali, un grande progetto di rilancio del parco e di attrazione anche di turismo qualificato, di turismo consapevole nel parco e in tutto il sistema di collegamento che si riuscirà a realizzare, ciclabile e di navigazione fluviale, fra il parco delle Cascine e il sistema del parco degli affluenti che gli stanno intorno, quindi San Colombano, Renai, affluente sull'Arno, quindi Greve, Ema, Mugnone, Terzolle e tutto il sistema che si lega con il parco delle Cascine e l'azienda parco. Il sistema delle convenzioni col volontariato che andrà realizzato per riuscire a gestire il parco al meglio, quindi non solo valorizzando sulle competenze comunali, ma cercando di creare una specie di calamita che riesca a attivare le risorse migliori e le energie migliori per creare nuovi servizi e creare nuove opportunità anche di valorizzazione ambientale grazie all'associazionismo ambientale in primo luogo, e per questo è già appunto stato avviato un tavolo di confronto. Per realizzare questi obiettivi sono stati riportati nel documento i compiti statutari dell'azienda, quindi la cornice all'interno del quale si muove questo tipo di percorso, e ovviamente se poi sono stati definiti i compiti statutari dell'azienda, sono state definite anche una serie di attività che, essendo possibili grazie ai compiti statutari dell'azienda, saranno le attività principali che potranno essere svolte, quindi il recupero, risanamento e sviluppo del patrimonio vegetazionale ed arboreo, la manutenzione di beni mobili e immobili, la progettazione e ricerca di risorse pubbliche e private da cercare di attrarre per riqualificare e rilanciare le attività dentro il parco, ma anche la progettazione, finanziamento e realizzazione di altri interventi ovviamente concordati con la pubblica amministrazione all'interno del contratto di servizio. Poi tutte le funzioni necessarie a garantire il controllo, la guardiania, la custodia e la sicurezza degli ambienti, gli interventi necessari a garantire lo svolgimento delle funzioni ricreative, culturali, sportive e turistiche, l'elaborazione di proposte di pianificazione, programmazione e gestione degli ambiti gestiti. Quindi riuscire ad avere questo soggetto unico che riesca ad avere questa visione complessiva e il coordinamento di tutti questi interventi, non solo sulla parte di realizzazione degli interventi, ma anche e soprattutto sulla parte di gestione degli spazi. La terza parte di questo documento, ugualmente importante, è il piano guida del parco, dove si danno degli indirizzi per poi riuscire a entrare nel merito di tutta una serie di scelte importanti. Quindi si danno delle valutazioni di cornice sulle funzioni delle varie aree del parco, perché questo è il percorso che abbiamo già iniziato da 2 anni insieme al Consiglio Comunale, cioè individuare dentro il parco delle aree, individuare delle funzioni legate a queste aree in modo tale da riuscire a garantire un percorso di sviluppo che sia ambientalmente sostenibile. E in questo senso nel documento abbiamo recepito tutta una serie anche di osservazioni che ci sono state fatte dall'associazionismo, per esempio relativo alla garzaia del Poderaccio, relativo alla necessità di aumentare per esempio l'attraversamento dell'Arno realizzando nuovi attraversamenti leggeri dell'Arno da una parte all'altra, come peraltro già previsto dal piano strutturale, e così individuando il concetto delle porte del parco e una serie di funzionalità legate allo sviluppo ambientale dello spazio stesso. Questo documento strategico è stato discusso nelle commissioni, è stato oggetto anche di osservazioni ed emendamenti che io ritengo, per quelli che conosco, essere accettabili come giunta. Quindi in questo senso, ecco, vi lascio apro il dibattito, ma dicendo già che gli emendamenti che sono proposti sono già stati valutati e discussi insieme e penso che possano essere un arricchimento ulteriore rispetto a quanto già previsto in questo documento. Ringrazio l'assessore Tani per questa illustrazione. Chiedo ai consiglieri se desiderano avere ulteriori chiarimenti o fare valutazioni. Gli emendamenti mi dicono che sono stati distribuiti, no? No, a tutti mi dice lui, da tutti no. Li danno solo ai raccomandati. No, ai capigruppo vengono dati, sì, vengono dati ai capigruppo. Diamone una copia anche alla collega Checcucci.
Sono emendamenti migliorativi, collega Ficcucci, perché vengono dalla saggezza del lavoro collettivo fatto in sede di terza commissione consiliare. Non ho dubbio alcuno che sono emendamenti migliorativi. Si fidi. Ficcucci, prego. È notorio che io atti di fede non ne faccio mai, però avrò un modo. No, voglio solo dire questo, visto che poi l'assessore è stato cortese, ha illustrato una delibera che oggettivamente doveva essere affrontata nelle commissioni, però i tempi, insomma, sono sempre più brevi, le cose sono sempre molte, quindi anche in commissione controllo non abbiamo avuto modo. Quindi, come dire, riservandomi poi di valutarla attentamente, però volevo fare una raccomandazione e un'osservazione insieme. Dicendo questo, io non sono, come ho detto del resto l'altra volta, pregiudizialmente contraria allo strumento unico per la gestione, eccetera, anche se lo strumento non risolve mai un problema, ovvero ci sono strumenti buoni, strumenti anzi migliori o peggiori a seconda delle situazioni. In questo caso è uno strumento, uno degli strumenti migliori, l'azienda speciale, soprattutto perché consente che di mantenere la centralità dell'assemblea consiliare, perché l'azienda speciale, a differenza di una società, ha un'autonomia limitata, ha un'autonomia imperfetta, quindi è chiaro che rimane sovrano il consiglio comunale, e questa è una garanzia soprattutto in questo settore, che è il settore ambientale. E io, ecco, la raccomandazione la vorrei vedere così, cioè è un'azienda che deve servire per valorizzare il parco, quindi per tutelare il parco sotto tutti i suoi punti di vista. Ora, mi verrebbe da fare una battuta, nel senso che non so se c'era già l'azienda speciale del parco, quello è successo forse alle Cascine, sabato e domenica non succedeva, non lo so. Se la valorizzazione è quella, allora voglio dire, forse è bene trovare un altro strumento, perché non sarebbe bastata l'azienda speciale. Quindi io spero che questi buoni propositi siano anche quelli di far fruire il parco in un certo modo, perché io non credo ai parchi museali, però non credo nemmeno ai parchi che vengono lasciati alla barbarie di qualcuno perché c'è da fare una festa, perché il parco dell'anfiteatro, il prato dell'anfiteatro, dopo quello che è successo sabato e domenica, non basterà riannaffiarlo soltanto, visto che era stato seminato un anno fa. Questo per dire come, oltre allo strumento, occorre anche un certo tipo di sensibilità, e che la sensibilità non può soltanto essere a parole quando si dichiara ambientalisti convinti, ma deve essere anche nei fatti. Detto questo, io ho una, come dire, preoccupazione, e ecco che mi riallaccio al discorso della raccomandazione che facevo prima. Lo statuto di questa azienda speciale è uno statuto molto tagliato sulla gestione immobiliare, è uno statuto da società più che da azienda speciale. Cosa significa questo? Significa che l'azienda speciale può fare molte cose come se fosse una società, società Parco delle Cascine S.p.A. Allora, poi è chiaro che gli indirizzi, i criteri, le linee guida vengono nel Consiglio Comunale, e quindi noi, come dire, l'assemblea, chi ci sarà, taglierà tutto sulla, mi auguro, soprattutto sull'aspetto ambientale. Però leggendo lo statuto, che non è la novità di oggi, questo ne sono consapevole, progettazione, finanziamento, gestione degli interventi di recupero a beni immobili, progettazione, ricerca di risorse pubbliche e private, manutenzione e gestione opere infrastrutturali, interventi patrimonio edilizio esistente, cioè delle tante lettere che ci sono, i due terzi sono destinati a questo. Poi effettivamente nei criteri guida, nelle linee guida che, di cui oggi stiamo parlando, viene esaltato l'aspetto ambientale. Io credo che in prospettiva possa essere anche ripensato lo statuto, o quantomeno specificato all'interno dello statuto che l'atteggiamento, l'operatività, l'azione di questa azienda speciale deve avere dei limiti sotto alcuni aspetti, perché credo che contrariamente si potrebbe poi
qualora questo Consiglio non esercitasse bene in futuro il suo ruolo di, come dire, indirizzare e fortemente motivare l'azienda verso una valorizzazione prettamente ambientale, potrebbe però poi in futuro prendere una deriva anche volta esclusivamente a una gestione immobiliare, a interventi infrastrutturali, alla costruzione di qualcosa, a interventi sinergie pubblico-privato, che però, mi si consenta, anche in questi periodi qualche volta spaventano. Allora, siccome non so quale sarà il, come dire, il Consiglio Comunale, sicuramente un Consiglio Comunale molto sensibile alla tutela del patrimonio ambientale, però potrebbe non essere, quindi mi sembra, come dire, sembrava doveroso evidenziare questo, come dire, un po' contraddizione che c'è fra uno statuto scritto pensando, a mio modo di vedere, a qualcosa di diverso da quello che questa azienda deve fare. Poi, fermo restando che i criteri, le linee guida passano di qui, quindi il Consiglio si esprimerà come meglio crede, però ho reputato appunto necessario evidenziarlo, perché per me i parchi, pur non dovendo essere dei musei, sono cose serie, sono cose che devono essere fruite, sono cose in cui ci si può muovere, però ci si può muovere per esempio a piedi nelle aree pedonali, e nemmeno se ci sono i rave party ci si può muovere con le macchine o con i pullman, perché non ci devono essere eccezioni alle regole se veramente quella zona è pedonale. Allora, non per riallacciarmi a una polemica che non è oggetto di questa delibera, però per dire che non è lo strumento che risolve tutto, è una convinzione ed è anche, a mio modo di vedere, la coerenza di portare avanti con rigore un certo tipo di percorso che di seguire con tutti gli strumenti quello è l'obiettivo, che è appunto la valorizzazione del parco sotto l'aspetto ambientale, soprattutto a servizio dei cittadini, ma non necessariamente appunto in sacrificato da altri tipi di interventi probabilmente ugualmente importanti per i cittadini, ma che non devono essere fatti e non devono essere spetati, secondo me, in un parco. Grazie. Grazie Peccucci. Allora a questo punto c'è un dibattito, insomma, mi pare di capire, forse giustamente il provvedimento è rilevante. Falqui. C'è la Formigli. Anch'io ho visto Formigli. Prima Formigli e... ho visto comparire Falqui. Formigli, prego. Sì, io, grazie Presidente. L'intervento sarà brevissimo, perché io vorrei soltanto rimarcare l'importanza del passaggio decisionale di oggi. Con il passaggio di oggi si finiscono gli atti preparatori che consentiranno di dare nella prossima mandato amministrativo a questa città una azienda che avrà per oggetto di ricostituire l'identità di un parco cittadino che per certi versi appare oggi dimenticata o in secondo piano. La grande conquista politica e amministrativa di questa scelta sta proprio in questo, nell'aver dato luogo ad un soggetto a cui delegare le responsabilità di gestione dell'attuale e di sviluppo e valorizzazione di un ambito di territorio che non è più confinato in ciò che rimane a noi delle Cascine, ma va ben oltre questa dimensione per comprendere l'Argingrosso, che è da sempre destinato negli strumenti urbanistici o nel dibattito sulle questioni ambientali cittadine ad essere integrato in un sistema parco. Ma nessun atto delle amministrazioni che ci hanno preceduto era stato capace di costruire questo percorso fino al punto in cui l'abbiamo costruito. Con questo passaggio sono chiaramente individuate quali sono le finalità e gli indirizzi, e quindi credo che si farebbe un torto a questa città se non si tenesse in sufficiente conto questo passaggio. Quindi, ripeto, con questa votazione noi costituiamo un soggetto a cui affidiamo tre compiti sostanziali. Uno, avviare il processo che ci porterà alla costituzione del Parco Metropolitano dell'Arno attraverso una entità fiorentina che si preoccuperà della gestione del proprio ambito verde, quello che riguarda il fiume. Il secondo,
che consegnerà una tutela attiva il recupero del Parco delle Cascine, partendo dalla questione ambientale fino ad andare alla questione invece del patrimonio storico ambientale, con l'intento di regolamentarne l'uso, qualificarne e garantirne la maggiore fruibilità pubblica, sempre nell'ambito della sostenibilità ambientale a cui inneggiano sostanzialmente tutti gli emendamenti promossi dalla mia commissione. Gli emendamenti recepiscono una preoccupazione laddove ci fosse di dare maggiore enfasi alla questione naturalistica delle finalità dell'azienda. Il terzo obiettivo è quello di realizzare il nuovo parco urbano di Firenze all'Argingrosso, parco urbano che finalmente rilancia il rapporto con il fiume. Le iniziative pubbliche della città che riguarderanno il fiume dovranno rilocalizzarsi attraverso la ridefinizione del territorio a cui siamo obbligati in relazione agli adeguamenti normativi per il rischio idraulico. Consentiranno di attrezzare quel territorio per svolgere la funzione del nuovo parco urbano. Questo, messo insieme a quella entità gestionale, unitaria, che da più parti abbiamo rilevato essere la vera carenza del sistema parco delle Cascine, cioè la gestione unitaria, dovrà garantire alla città la possibilità di riacquistare quel territorio, di riabilitarlo alla funzione collettiva e del tempo libero, tanto come tutte le città europee hanno fatto con i propri parchi. Enrico? Concludo dicendo che per me è un piacere essere arrivato a questo punto e credo che questa città avrà un'occasione in più per poter puntare sulla riqualificazione di se stessa. Grazie. Grazie Formigli. Non vedo, ecco, allora è confermata l'iscrizione di Falqui, a cui do la parola. Presidente, colleghi, pochissime cose perché l'assessore Tani ha spiegato bene sia il contesto, sia gli obiettivi, sia lo scenario dentro cui questo progetto di azienda speciale del Parco di Firenze si colloca. Quindi, secondo una discussione che abbiamo già fatto numerose volte, sia a proposito del piano strategico, sia a proposito del piano strutturale, questo è un piccolo ma strategico passaggio verso un sistema appunto di progetti che devono definire l'intero sistema dei parchi fluviali dell'area fiorentina, di cui evidentemente il bacino fluviale dell'Arno è l'asta principale. Quindi sono chiari gli obiettivi, chiari gli indirizzi. Io vorrei dire però che, anche sulla base dell'intervento fatto dal Presidente Formigli, che manca alla pagina numero uno del corpo della delibera che dobbiamo votare oggi, manca un obiettivo strategico che invece Formigli ha enunciato, e cioè dopo l'obiettivo numero uno, che è la tutela ambientale della Valle dell'Arno e la costituzione del Parco Metropolitano, l'obiettivo numero due, che è la tutela, il recupero e la valorizzazione del Parco delle Cascine, e infine l'obiettivo numero tre, riabilitazione e sviluppo dell'Argingrosso, manca l'obiettivo che tiene insieme attraverso delle linee di pianificazione questi tre obiettivi, e cioè il piano guida paesistico ambientale di cui poi si parla
nella successiva pagina 3 della relazione di accompagnamento alla delibera. Quindi io propongo, Presidente, l'ho testé formulato, un emendamento aggiuntivo a pagina 1 dopo il comma 3, aggiungere comma 4, redazione e attuazione del piano guida paesistico ambientale secondo i criteri e gli indirizzi indicati a pagina 2, perché questo dà la completa cogenza alla esecuzione di questo piano guida come strumento che, diciamo, di pianificazione che tiene insieme la cornice dei tre obiettivi precedentemente indicati. Quindi lo presento insieme alle firme di altri. Grazie consigliere Falqui. Nel mentre do la parola a Papini, faremo conoscere e circolare l'emendamento ora presentato da Falqui. La parola al consigliere Papini. Sì, grazie Presidente, colleghe e colleghi. È chiaro che oggi andiamo a votare un atto importante sulle cascine e che spesso siamo abituati a trattare come un insieme di casi spesso separati fra loro. Vale a dire, nel corso di questa legislatura diverse volte ci è capitato di affrontare aspetti riguardanti il parco delle cascine, uno indipendentemente dall'altro. Qualche volta è il caso della passerella, qualche volta è il caso delle discoteche all'ingresso delle partite, scusate, all'ingresso delle cascine. Qualche volta, anche se più raramente, devo dire, problemi riguardanti gli ippodromi, le attività all'interno delle cascine, qualche volta la questione riguardante la Gingrosso. Quindi credo che questa delibera di oggi sia importante perché ci permette di inquadrare tutte queste questioni in un progetto di ordine generale che ci deve garantire la possibilità di una migliore gestione e una migliore fruibilità del parco per i cittadini. Questa è l'indicazione principale e l'intento. Io credo che un altro elemento importante che andrà valutato non certo soltanto oggi ma anche in futuro sia come garantire anche all'interno del parco delle cascine e all'interno dei parchi urbani in generale la permanenza di un certo grado di naturalità. Questo, guardate, è un elemento abbastanza importante perché va a toccare anche gli aspetti legati alla manutenzione del verde pubblico. Nei mesi scorsi spesso abbiamo avuto modo di osservare frequenti discussioni sui giornali riguardo alcuni cittadini che si lamentavano del fatto di un eccessivo taglio di alberi, spesso in maniera anche abbastanza estemporanea, insomma si vedeva il taglio di un albero, subito c'era il comitato che si lamentava del taglio di quell'albero X che era stato tagliato in un certo momento per ragioni che neppure a volte il cittadino era in grado di capire. Ecco, è chiaro che tutte queste operazioni che sicuramente i nostri dirigenti sono stati costretti a fare dipendono dal fatto che i parchi all'interno della città, pur essendo talvolta con un elevato grado di naturalità, sono considerati elementi integranti dell'ambiente urbano e quindi in quanto tali rilevanti da un punto di vista di eventuali infortuni in cui possono incorrere i cittadini. Quindi la manutenzione di parchi di questo tipo, parchi urbani, devono rispondere a tutta una serie di criteri che spesso non rendono difficile il mantenimento di un elevato grado di naturalità. Cosa intendo dire? Se prevale all'interno di un parco il fatto che il parco sia di natura urbana, l'amministrazione comunale o comunque chi gestisce il parco è direttamente responsabile di qualsiasi evento negativo possa accadere a dei cittadini che si trovino a passeggiare in questo parco. Quello che mi chiedo io è se sia possibile all'interno di parchi nell'area fiorentina individuare delle aree che possano essere mantenute con un elevato grado di naturalità, e questo significa anche con un livello modesto o nullo addirittura di manutenzione da parte dell'amministrazione comunale. Questo può essere importante sia dal punto di vista della possibilità di gestione, perché è chiaro che parchi che superano la dimensione di qualche decina di ettari diventano da un punto di vista economico di difficile gestione da parte dell'amministrazione comunale che debba trovarsi a controllare ogni singolo albero, e questo comporta per forza di cose e spesso ad abbattimenti di un gran numero di alberi proprio per evitare di incorrere poi nei rigori della legge nel caso in cui si verifichino degli infortuni. Nel corso di questa legislatura purtroppo c'è stato un caso molto grave di una persona che è morta nel parco delle cascine per la caduta di un albero, e questo credo sia stato uno degli elementi principali che poi ha comportato un'attenzione molto maggiore rispetto alla manutenzione da parte dell'amministrazione pubblica, e ha comportato poi l'abbattimento di alberi.
Ecco, quindi anche nella delibera, vengo al punto della delibera di oggi, io credo che sia importante individuare all'interno del parco di Recalcine allargato delle aree che vadano considerate in qualche maniera un po' più naturali delle altre e quindi in cui la presenza umana possa essere considerata non altrettanto frequente come in altre zone del parco, quindi una presenza umana in qualche maniera controllata e ridotta. Ci sono dei casi molto specifici che ci sono stati segnalati da alcune persone che seguono da tempo le questioni ambientali all'interno di Firenze, per esempio la Calzaia e l'Argingrosso. Ecco, questa è un'area compresa all'interno del perimetro del Parco delle Cascine in cui il mantenimento di un elevato grado di naturalità e quindi un impatto antropico modesto è assolutamente necessario ai fini di mantenere la funzione naturalistica di quel luogo, vale a dire di nidificazione di uccelli. Ecco, altri casi di questo genere possono essere individuati per il Parco delle Cascine oppure comunque per il complesso del Parco dell'Arno che si snoda lungo l'asse fluviale che non soltanto a Firenze tocca e interessa molte aree fortemente urbanizzate. Un ultimo punto su cui vorrei fare un cenno, proprio in questi giorni c'è stata una certa polemica a livello delle piagge, nella zona delle piagge, per l'interramento di un'area definita Palude delle Piagge, un piccolo laghetto a breve distanza dalla pista ciclabile che collega le Cascine all'Argingrosso, una distanza molto modesta dalle Cascine stesse. Ecco, è stato un caso interessante perché secondo me quella palude può essere considerata un elemento in qualche maniera integrante di un sistema che dal Parco delle Cascine arriva fino al Parco dei Renai. Da questo punto di vista credo che ancora l'amministrazione comunale fiorentina e comunque le amministrazioni dell'area fiorentina, anche a livello metropolitano, devono fare qualche passo ulteriore per individuare aree che non fanno magari strettamente parte del Parco delle Cascine o comunque dei parchi del Parco dell'Arno inteso in senso tradizionale, ma possono essere comunque integrate in un sistema che possa rappresentare un vantaggio, un valore aggiunto anche per quartieri come quello delle Piagge, che sicuramente ha necessità di questo. Grazie. Bene colleghi, siamo arrivati al momento del voto. Io metterei quindi in votazione l'atto deliberativo comprensivo degli emendamenti presentati dalla terza commissione, dalla sesta commissione e anche con l'emendamento aggiuntivo proposto dal consigliere Enrico Falqui dopo il comma 3 a pagina 1. Aggiungere un comma 4, redazione e attuazione del piano guida paesistico ambientale secondo i criteri e gli indirizzi indicati a pagina 3. Con questi emendamenti lo metto in votazione, si può votare. Avete votato? Tutti? Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto, presenti 34, votanti 34, favorevoli 25, astenuti 9. Il Consiglio approva. Passiamo adesso, colleghi, alla deliberazione successiva che è la 294, approvazione modifiche statutarie ad ATAF SPA. Abbiamo un parere favorevole unanime della sesta commissione consiliare, mentre non ha espresso parere la commissione di controllo. Nemmeno la seconda. E neppure la seconda. Quindi c'è solo un parere favorevole unanime della sesta. Posso mettere un'approvazione, colleghi? Leoni, prego. Sì, Presidente, solo per chiarire un passaggio sul quale la sesta commissione, che risulta essersi espressa all'unanimità, lo ha fatto oggi di corsa, approfittando forse del terzo ritardo che io ho portato in 5 anni di presenza a questo Consiglio, perché su questa proposta c'era un problema di fondo sul quale noi avevamo chiesto dei chiarimenti che non so se sono stati dati, perché
mio malgrado, oggi non ho potuto essere puntuale. Ed era questo. L'assessore Matulli ci disse, e ci spiegò questo particolare. Esiste un'azienda che è un SPA, una società di capitale soggetto giuridico, che si chiama ATAF, che svolge nel suo mansionario servizio di trasporto pubblico, che può farlo a Firenze, ma può farlo a Roma, a Napoli o a Parigi. Niente vieta, perché essendo un'azienda che fa questo lavoro si mette in gara e può trovare da svolgere la sua attività dove riesce a farlo vincendo le gare. Nello stesso tempo esiste il Comune di Firenze, che è proprietario dell'82% circa delle azioni di questa società e che conseguentemente ha interesse che questa azienda sviluppi al meglio la sua capacità di fornire servizi. Nel contesto noi ci domandavamo, e riponiamo la domanda, in caso di perdita della ATAF SPA, essendo io Comune di Firenze, titolare dell'82% delle azioni, ripiano l'82% delle perdite? E questo rimane, perché non è, è inevitabile a mio avviso. Ma lì rimase l'incertezza. Perché? Da una parte io ho bisogno di andare a verificare che quello che è il contratto di servizio, che io Comune, bisognoso di un servizio, chiedo a una società che fa questo servizio. A Firenze esiste il Comune e l'ATAF. Casualmente il Comune è anche proprietario dell'82% di ATAF, però il rapporto fra due è un rapporto fra soggetti differenti quando si parla di contratto di servizio. Ne consegue che io consigliere comunale, io ente consiglio comunale, ho bisogno di verificare, di entrare nel concetto di che questo servizio, questo contratto, come viene fatto e come viene svolto preventivamente nel fare il contratto, del durante nel verificare se è fatto bene. E in questo verificare come e se sorgono poi le perdite che sono costretto come proprietario dell'82% delle quote a ripianare. In questo discorso non si trovò la logica dell'intervento di come io consigliere comunale o noi consiglio comunale potevamo inserirci nella verifica di ATAF durante la vita di ATAF. Perché, giusto diceva l'assessore Matulli, e sono d'accordo con lui, ATAF è un SPA che ha la sua autonomia. Ma io Comune pago un servizio che non sono in grado di controllare e qui non ci sto. E questa è la ragione per la quale noi non eravamo molto d'accordo su questa delibera, perché non c'era questa clausola, questa possibilità, questa ragione d'esistere di me consigliere comunale o di noi 46 consiglieri comunali nel verificare che ciò che si diceva veniva poi fatto. In questo la votazione fu rimandata oggi e oggi, approfittando della mia assenza, è stata votata all'unanimità. Io rimango sulla posizione, se non ci sono spiegazioni voterò contro. Grazie Leoni, vediamo se queste spiegazioni sarà possibile darle in corso di seduta, penso di sì. Ha chiesto di parlare Basosi, prima sentiamo l'intervento di Basosi, poi darò la parola a Matulli che è probabilmente in grado di dare una risposta ai suoi quesiti. Prego, Basosi. Ma diciamo il tema sollevato è affine a quello proposto diciamo da Leoni. Io ho deciso di votare in commissione a favore e qui confermo che sia per rispetto alla mia maggioranza, sia perché ritengo che non ci siano responsabilità da parte della Giunta in questo elemento diciamo così di lacuna, è giusto votare a favore. Noi abbiamo un motivo di più per votare a favore, visto il recente cambio nell'ATAF che ha portato ai vertici del Consiglio d'amministrazione una persona che noi stimiamo molto, la Presidente Elisabetta Tesi. Però non posso non nascondere un elemento di disagio personale, anche se oggi e domani sono gli ultimi giorni di questo Consiglio, per quanto mi riguarda vorrei che ne rimanesse traccia, perché le scelte di governo che hanno portato al nuovo diritto societario rispondono sicuramente all'esigenza di creare le condizioni di autonomia e quindi di massimizzazione della responsabilità da parte degli amministratori. Sotto questo profilo io credo che la scelta sia giusta. Nello stesso tempo però inevitabilmente allentano il rapporto che c'è tra l'assemblea
che svolge un'azione di indirizzo e di controllo e chi questa assemblea rappresenta, nello specifico la proprietà, cioè pro tempore il sindaco. Ora è del tutto evidente che il problema che io pongo non ha una natura contingente e in relazione alle persone che qui sono coinvolte. Il problema che io pongo è un problema di ordine generale, devo dire che l'attuale situazione di legge non mi convince, perché i consigli comunali, di cui tante volte abbiamo lamentato un certo diminuzione di funzioni, sicuramente una delle funzioni che hanno da svolgere più e meglio è l'azione di indirizzo e di controllo, e in questo caso diventa davvero arduo per il Consiglio Comunale svolgere una funzione di indirizzo e di controllo nei confronti di una proprietà che perde progressivamente la possibilità di intervento, se non nella fase che poi sicuramente è richiamata alla responsabilità individuale del sindaco, della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Quindi quello che si ottiene da una parte, cioè di dare un vantaggio in termini di autonomia e quindi anche di responsabilità ai consiglieri di amministrazione di una SPA, seguendo la nuova norma del diritto societario, si perde però nella possibilità da parte del Consiglio di esercitare un'azione di controllo e di indirizzo sul sindaco per tutti quei casi, che non sono pochi, in cui il rilievo sociale dell'azienda impone che questo controllo sia esercitato dal Consiglio Comunale, che non a caso è l'unico che viene eletto insieme al sindaco stesso. Quindi io credo che in questo disequilibrio ci siano degli elementi che non mi convincono. Volevo che rimanesse traccia di questo pensiero, che non cambia ovviamente la sostanza delle cose, ma dato che le leggi finché ci sono vanno rispettate, ma quando non convincono vanno cambiate, mi auguro che su questo terreno, se le esperienze non fossero positive, ci possa essere in futuro, magari per la componente politica a cui faccio riferimento, la Margherita, di intervenire per modificarla in meglio. Grazie Basosi. Bene, io darei la parola al vice sindaco Matulli per rispondere ai quesiti posti dal consigliere Leoni. Sì, molto brevemente. Su quello che vuole, naturalmente. Per richiamare la discussione che si è svolta in commissione intorno alle questioni che poi affrontammo anche lì, le due questioni diverse che vedono il Comune una volta, come ha, mi pare, molto correttamente riferito il consigliere Leoni, che vedono il Comune una volta come titolare del contratto di servizio, cioè di colui che stipula il contratto di servizio e che controlla l'attuazione del contratto di servizio, e dall'altra come proprietario del pacchetto azionario di maggioranza, che quindi ha un controllo della gestione dell'azienda indipendentemente dalla gestione del servizio che fa al Comune di Firenze, perché come ha riferito Leoni l'ATAF potrebbe non svolgere il servizio di trasporto pubblico a Firenze ma svolgere in altre quattro città e potrebbe avere delle perdite a cui siamo chiamati a rispondere, e viceversa potremmo noi avere a che fare col problema della gestione del servizio con un ente che non è un ente di nostra proprietà. Allora, le due cose sono, come abbiamo detto in commissione, dal punto di vista della fornitura del servizio da regolamentare in sede di contratto di servizio. E mentre la nostra posizione nei confronti della società, quindi come proprietari societari, sono inevitabilmente vincolati alla disciplina societaria, per cui noi abbiamo una funzione che è quella del proprietario. La funzione del proprietario, e qui lo dico al consigliere Leoni per le obiezioni che ha fatto lui, il proprietario ha nella società, nella struttura societaria, gli strumenti di controllo e quindi ha i bilanci, i consuntivi, i preconsuntivi e anche eventualmente le situazioni finanziarie
all'interno dell'esercizio per verificarne l'andamento, oltre naturalmente ai revisori dei conti che danno gli esiti della gestione. Non esiste, credo, nel diritto societario, non sono un esperto, non esistono altri strumenti per la proprietà per fare interventi di altro genere. La questione che qui è stata posta da parte del consigliere Basosi avrebbe, meriterebbe forse una riflessione ancora più ampia, perché non è il caso solo della società dell'ATAR, quindi della società per la gestione dei servizi, ma in quella che è un panorama e una categoria di istituzioni economiche che sono quelle che vengono chiamate le public utilities, che vanno dalla Firenze, dico per chi a Milano parlano naturalmente della Fiera di Milano come l'ente, la public utilities che muove l'economia milanese. Noi potremmo dire l'ATAF, potremmo dire Publiac, potremmo dire la Firenze Fiere, potremmo dire la Firenze Mostre, potremmo dire tutta questa miriade di, o miriade o non miriade, questa pluralità di istituzioni in cui si incontra il capitale pubblico e privato per svolgere una funzione che è una funzione pubblica, ma una funzione pubblica che a differenza del passato si misura nel mercato. Allora, in una situazione di questo genere, dico, la funzione di controllo e di indirizzo si sdoppia fra una funzione di tipo amministrativo e una funzione di tipo politico. È chiaro che un organismo politico come il Consiglio Comunale ha una funzione di controllo e di indirizzo di tipo politico, e il tipo politico sarà, e la funzione di indirizzo e di controllo di tipo politico è sulla mobilità. Sarà difficile entrare nell'indirizzo all'ATAF o nell'indirizzo al trasporto, sarà l'indirizzo della mobilità in cui si vede insieme il servizio, in cui si vede insieme la sosta, in cui si vede insieme la distribuzione delle funzioni, in cui si vede insieme per esempio la politica dell'ambiente. Quindi c'è una valutazione di sintesi alta che è quella propria della politica. Altro discorso è la funzione di controllo amministrativo, che svolge, viceversa, non può che svolgere l'organismo amministrativo del comune, cioè la giunta, la quale è responsabile, quindi pagherà, se non realizza quel tipo di controllo che è proprio specifico dell'andamento delle singole società. Da questo punto di vista io credo che lo statuto che noi stiamo per approvare, che abbiamo esaminato in commissione, risponde quindi alle esigenze di aggiornare lo statuto per effetto delle modifiche delle leggi societarie, di mettere l'ATAF in condizioni di perfezionamento delle sue strutture per partecipare alla gara, risponde e sanziona le funzioni che sono proprie di una proprietà, poi rimane e dovrà divenire, io questo lo ammetto, ma lo ammetto come osservatore, non come responsabile o come amministratore, dovrà divenire molto più attenta l'attività delle amministrazioni, intesa come amministrazione attiva e intesa come controllo politico, nei confronti di queste società delle public utilities che abbiamo visto fino a ieri in una visione servente nei confronti del comune e che diventano invece un elemento strategico della politica del territorio, molto più impegnativa per tutti noi e da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista politico, perché molto più rilevante dal punto di vista economico. Non so se sono riuscito a spiegare i quesiti che erano stati posti, ma mi pareva che le discussioni fatte prima in commissione, richiamate qui dagli interventi del consigliere Basosi e prima del consigliere Leoni, potessero trovare in queste considerazioni la posizione che la Giunta ha espresso. Grazie al Vice Sindaco Matulli. Mi ha chiesto di parlare brevemente anche l'Assessore Tani, al quale do la parola. Sì, già Matulli ha mirabilmente sintetizzato i concetti che erano stati sollevati, quindi non rientro su questo tema. Volevo solamente segnalarvi che vi ho distribuito una bozza, con qualche riflessione sulla riforma del diritto societario, non c'è oggi ovviamente il tempo per parlarne, però il 28 pomeriggio presso la Facoltà di Economia e Commercio abbiamo avviato un dibattito pubblico per ragionare sulla riforma del diritto societario collegato con le aziende pubbliche ed è un momento importante per cominciare a riflettere su questo tema e tirare fuori anche degli spunti che possono essere utili per la nostra discussione.
se eventualmente qualcuno non avesse ricevuto il documento di partenza di questo convegno, e io ne ho altre copie davanti a me. Questo è uno spot pubblicitario, Tani. È uno spot pubblicitario. No, quanto mai opportuno, visto che riunioni di questo tipo a volte sono... Colleghi, si può? No, dichiarazione di voto, collega Checcucci. Grazie, signor Presidente. No, mi sarei anche astenuta dall'intervenire, però una cosa, perché questo simpatico, diciamo, dibattito me l'ha suscitata, insomma, me l'ha richiamata, fermo restando che la mia... Premetto la dichiarazione di voto di astensione del gruppo dell'Ansia Nazionale, cioè si fa questa discussione sull'ATAF SPA, che è l'unica società che va in gara. No, è curiosa questa cosa, è interessante, perché se c'era da farla, no, facciamola allora su altre partecipate che non solo non hanno fatto la gara per la scelta del partner e hanno il servizio di gestione in affidamento diretto per grazia ricevuta, ma non fanno nemmeno la gara per l'assegnazione del servizio nemmeno fra 2 o 3 anni, voglio dire, almeno nelle intenzioni di questa amministrazione, poi ci sarà la legge che lo obbligherà. L'ATAF, casomai, allora, se una riflessione la vogliamo fare, capisco a fine legislatura forse non sia più interessante, però facciamola sul discorso della rete e del servizio, perché casomai il problema si pone nella gestione della rete e mettiamo a gara la gestione del servizio, e con tutte le varie opinioni, confronti, sfaccettature, sempre tenendo conto che c'è una cornice normativa di riferimento. Però francamente mi sento di dire, con credo sempre la... spero coerenza con cui intervengo in questa materia, partendo dall'assunto che non credo nei monopoli, per cui ogni qualvolta si può scatenare la concorrenza penso che lo si debba fare, ma credo però che in questo caso è proprio l'unico caso, direi, l'unica società partecipata che, ancorché partecipata all'80% al Comune di Firenze, quindi tutti i comuni, meriti di avere un adeguamento dello statuto in modo da poter confrontarsi con le altre, perché questo accadrà. Quindi se vincerà ATAF, bene, se vinceranno altri, significa la proposta di ATAF non era all'altezza, e quindi bene lo stesso, perché evidentemente è nell'interesse dei cittadini avere il servizio migliore. Ma detto questo, è se questa riflessione, poi ripeto, non è più il caso, ma chi l'affronterà, chi ci sarà, forse andrebbe fatta su tutte le altre società e su tutte le partecipazioni comunali, perché io sono d'accordo quando l'assessore Matulli dice noi abbiamo la doppia veste di proprietari e di azionisti, proprietari, siamo noi che decidiamo cosa deve essere questa società, dall'altra parte però siamo anche quelli che andiamo a fare le gare, perché siamo la società, quindi ci muoviamo come operatori di mercato, e in sé questo è una contraddizione, perché da una parte c'è il soggetto controllore e controllato, come ho detto credo centinaia di volte in quest'aula, che sono la stessa persona, per cui da un lato io devo pensare che il comune abbia ovviamente un interesse al controllo, dall'altra parte non posso pensare che il comune si dia la zappa sui piedi e non cerchi di tutelare la propria società, e questo è il problema. Esistono però contratti di servizio che sono secondo me uno strumento molto più valido di quello che questa amministrazione, almeno sino ad oggi, ha pensato che fossero. Perché? Perché per evitare, non per evitare, per diciamo sanare un po' le contraddizioni della sovrapposizione e della commissione di interesse tra chi controlla e chi gestisce, se c'è un contratto di servizio ben regolato si possono ugualmente far valere le responsabilità, tra virgolette, basandosi appunto sul contratto di servizio. Nella fattispecie di ATAF, però, che cos'è che garantirà un, come dire, confronto non basato su un atto di fede? La gara. Allora, l'unico società, perché lo prevede la normativa speciale, che va in gara. Poi tutti noi da fiorentini ci auguriamo che vinca, ma da fiorentina io mi auguro anche che vinca perché è sicuramente la proposta migliore. Non mi auguro che vinca perché è la società del comune, perché se quel servizio può essere offerto da un'altra società, pubblica o privata che sia, a me non interessa per la mia formazione, ma che, come dire, va incontro alle esigenze mie di cittadini e quelle dei fiorentini meglio di ATAF, ben venga. Mi dispiace, non è valorizzata la partecipazione di Comune di Firenze, ma penso che sia comunque, potrebbe essere comunque un motivo per, come dire, per la prima volta ripensare queste società non come qualcosa che
per forza deve avere un servizio, ma come un'opportunità che il comune utilizza nella sua vocazione, tra virgolette, imprenditoriale, ma che costringe comunque anche queste società, quindi anche le amministrazioni che le partecipano, a mettersi in gioco in un libero confronto che avviene in un mercato regolato, e questo sempre a tutela e a vantaggio, secondo me, dei cittadini. Ma, e chiudo, il caso di ATAF, come dire, era proprio un caso, uno dei pochi casi in cui questo accade, perché una gara questo ce lo consentirà, e penso che valorizzare, adeguando lo statuto alle nuove previsioni, concludere il diritto societario, adeguare lo statuto in modo da consentire questa opportunità, sia un dovere di un'amministrazione che ha una propria azienda. Non è un dovere, anzi è, a mio modo di vedere, un'illegalità quando l'amministrazione regala alla propria azienda il servizio, perché fra l'azienda e fra, diciamo, l'amministrazione e l'azienda ci si dimentica del cittadino, che è invece il principale interesse, a mio modo di vedere, che un'amministrazione dovrebbe avere sempre come obiettivo, e quindi non i livelli intermedi, ma la garanzia del primo livello, che è quello dell'utente, del cittadino fruitore del servizio. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Quindi metto in approvazione l'atto deliberativo. Approvazione modifiche statutarie. La delibera 294. Si può votare. Dichiaro chiusa la votazione e comunico l'esito del voto. Presenti 31, votanti 31, favorevoli 24, astenuti 7. Il Consiglio approva. Chiedo l'immediata eseguibilità, è approvata all'unanimità. Colleghi, io andrei avanti in questo modo, se siamo d'accordo. Salterei le due di Simone Siliani, perché vedo che c'è convocata la Commissione Quinta domani. Io salterei anche le deliberazioni che comportano anche un minimo di discussione, insomma, no? Per cui Viale Belfiore c'è un parere favorevole, però insomma è una questione rilevante, è giusto che domani facciamo una seduta quasi monotematica sull'urbanistica, quindi la collocherei domani. Le scorro rapidamente, quelle che mi pare hanno un parere insomma favorevole espresso, sia discusso, si possono votare, altrimenti no. Ecco, per esempio, la variante del PRG a sensi articolo 40, comma 10 della legge regionale numero 5, l'adozione, qui vedo che abbiamo un parere favorevole della terza, abbiamo un parere favorevole con raccomandazione dell'1, non esprime parere del 2, parere favorevole del 3, parere favorevole del 4, parere favorevole del 5. C'è discussione su questa? Vado avanti. Via Faenza c'è un parere negativo del Consiglio Quartiere 1, la lasciamo perdere. La 135, Pian de Giullari, c'è un parere favorevole unanime, questa credo di poterla mettere in approvazione. Ah, si unisce stasera il Consiglio di Quartiere, mi dicono, va bene. Questa di Porta al Prato, anche qui c'è un parere favorevole del Consiglio di Quartiere, ma non c'è la Commissione? No, non c'è la Commissione qui, via. Si riunisce domani la Commissione Terza? E allora facciamo solo queste che mi pare sono pacifiche. La 259, l'ultima della pagina, realizzazione di una palestra a servizio del complesso scolastico posto in via di Soffiano numero 3, in via Pisana, qui abbiamo un parere favorevole unanime. D'accordo? La metto in approvazione, colleghi, si può votare. Colleghi, in pochi minuti ce la togliamo. Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 29. Il Consiglio approva all'unanimità. Occorre immediata eseguibilità o queste? Chiedo l'immediata eseguibilità. Ed è approvata all'unanimità. Salto anche la 287 e la 286 perché credo andranno in commissione domani, probabilmente. Comunque non. 86 si può votare.
L'86 si può votare? Ah, perché io ho la schedina bianca qui. Va bene, l'87 rinvio. Quindi faccio le ultime... Le ultime quattro? Francesco? Io non c'ho indicazioni qui. La 287 la posso fare? Con Ventino? Va bene, la facciamo domani, d'accordo? Non è che c'è da aspettare oggi o domani, a volte si aspetta dei mesi. Bene, allora, 286, Piazza Santissima Annunziata. Opere finalizzate all'inserimento di uffici al terzo piano del complesso denominato Istituto degli Innocenti. Rotondaro, prego. Sì, Presidente, brevemente. Io in commissione ho votato contrario e rivoterò contrario perché... perché le deroghe a quello che è un piano regolatore e a una normativa vigente, se sono eccezionali e hanno interesse pubblico va bene, quando diventano tante diventa un problema secondo me. Perché o si consente a tutte queste possibilità o altrimenti credo che si crea una disparità di trattamento. In questo senso io ho votato contrario e voterò contrario. Ho chiesto di parlare l'assessore Biagi. Io sinceramente non capisco le motivazioni del capogruppo dei comunisti italiani, poiché la legge, non il regolamento urbanistico o il piano regolatore, ma la legge della regione toscana che fa riferimento a una legge dello Stato italiano, ammette esplicitamente le deroghe solo per interventi di interesse pubblico, quindi non si può estendere, sono indicati, definiti e sono quelli. Il Consiglio Comunale dovrebbe valutare esclusivamente se nel caso in esame è presente o no il pubblico interesse a derogare per 8 metri quadri e realizzare un semplice servizio igienico all'Istituto degli Innocenti. Questo è quanto si sta discutendo. Colleghi, con questa precisazione dell'assessore Biagi è concluso... illustrazione. Si può votare, colleghi. Chiaro, chiusa la votazione. Comunico l'esito del voto. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 29. Il Consiglio approva all'unanimità. Chiedo l'immediata eseguibilità. È approvata all'unanimità. Deliberazione numero 245. Deroga ai sensi articolo 35 bis legge regionale 5, Istituto Germanico di Storia dell'Arte, sanatoria di opere di restauro. C'è un parere favorevole unanime della terza commissione consigliare. La metto in approvazione? Si può votare, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito del voto, presenti 25, votanti 25, favorevoli 25. Il Consiglio approva all'unanimità, chiedo l'immediata seguibilità e approvata all'unanimità. Colleghi, vi chiedo un ultimo sforzo, le ultime due deliberazioni. Deliberazione numero 252. Via Tuar 3, progetto B, eccetera, complesso immobiliare di Montedomini, deliberazione di deroga, ai sensi articolo 35, opere finalizzate all'inserimento di una residenza studentesca universitaria. Parere favorevole unanime della Commissione terza. Lo metto in approvazione. Si può votare, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, comunico l'esito, presenti 26, votanti 26, favorevoli 26, il Consiglio approva unanime,
e unanime anche l'immediata eseguibilità. Ultima deliberazione che metto in approvazione questa sera è la 281, deroga ai sensi dell'articolo 35 legge 5, progetto B eccetera, via Giovanni da San Giovanni, istituto antoniano femminile figlie del divino zelo. Si può votare, colleghi. Chiaro, chiusa la votazione, comunico l'esito del voto. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 26, contrari 3. Il Consiglio approva. Chiedo anche su questa l'immediata eseguibilità. I tre votano a favore dell'immediata eseguibilità. È approvata all'unanimità. Colleghi, la seduta è tolta e aggiornata alla giornata di domani. Iniziamo alle 15.30. È l'ultima seduta consiliare, raccomando la presenza di tutti in termini più puntuali possibili. Sì, un bicchiere possiamo berlo alla fine. Anzi, no, vi anticipo che domani...